vado troppo avanti senza di parare. Comunque è importante che ci sei tu, c'è il direttore, c'è tutta la parte del parco Cazzello d'Abruzzo rappresentata dai sindaci, dalle associazioni e dalle Proloco principalmente coinvolte a questo progetto. Un ringraziamento principale a tutti quanti, quindi partendo dai fondatori del Sentiero Sipari, quindi la Proloco, il CAI, la Fondazione e il Parco. Siamo partiti in quattro il primo anno, ci siamo persi, ci siamo ritrovati e siamo cresciuti sempre di più. Quest'anno il tema principale, anche in occasione dei 100 anni del parco, tralasciando il percorso che stiamo facendo con la riscoperta della storia tramite Erminio Sipari, dell'energia elettrica che ci siamo lasciati l'anno scorso, quest'anno in occasione del 100 anni del parco abbiamo ritenuto che parlevamo più direttamente di un qualcosa che coinvolgesse la natura e quello che Erminio Sipari nel 1927 con il suo modo di vedere la natura e il collegamento con il turismo iniziò a progettare i primi rifugi che alcuni sono stati realizzati e alcuni sono rimasti sulla carta. Questo è un oggi naturalmente c'è un'ampia platea. Già l'anno scorso iniziamo con i paesi più vicini a Pescasseri per quanto riguarda i rapporti più quotidiani come Opi, Villetta, Barrea, Cinella. Quest'anno ci siamo voluti allargare in più nelle zone della Mazzica, perché naturalmente il parco, inteso nella globalità di tutto quello che rappresenta e di tutte le zone che coinvolge, dobbiamo stare più vicino. Noi Proloco Pescasseroli stiamo cercando di avviare una strada per cercare di unirci e stare più vicino. Prima salutare il presidente che è il padrone di casa di questa bellissima stanza arredata da un nostro artigiano di Pescasseroli che in questi anni dal 1970 iniziò a dipingere e poi si cantò sopra la legna. Presidente, ci fa piacere il tuo saluto in modo come lo fai sempre. Grazie. Bene, buon pomeriggio, non so come lo faccio sempre, dunque, buon pomeriggio a tutti. Gaetano Tarquinio, se fosse un corso d'acqua sarebbe della categoria torrenti, quindi con la sua buona volontà e anche con il suo entusiasmo, spinge sempre su iniziative che richiedono attenzione. Allora, innanzitutto io voglio dire a Gaetano Tarquinio che sono lieto di questa iniziativa della Proloco, perché come lui ben sa, in diverse occasioni ho sollecitato sia la Proloco di Pescasseroli, che è attiva per molti aspetti, sia le sue consorelle, che in alcuni casi sono soltanto una scatola vuota senza un'azione concreta degli altri comuni, a svolgere iniziative e a fare quello che lui, che il torrente Tarquinio ha poco fa ricordato, mettersi insieme per realizzare iniziative comuni. In realtà tutti i torrenti, anche con i disastri che combinano, no, non è il caso di Tarquinio,
sono utili perché poi vanno in una rete idrografica. Il nostro compito è fare la rete idrografica e mettere insieme tutti questi pezzi tra di loro. Ho voluto essere presente e c'è contemporaneamente adesso a Sulmona, ed ero di là per un'altra iniziativa, appunto per portare un saluto e un'attenzione del parco, un'iniziativa sul paesaggio a 100 anni dalla legge Croce, sul paesaggio, cultura e ambiente. Di là ho già detto alcune cose, adesso mi fermo un po' con voi e cerco di ascoltare, dopo che avrò finito di parlare, quello che diranno le altre persone. Il tema mi interessa molto. Il direttore Sabarone, che è presente in sala, sa perfettamente che poco dopo il mio insediamento, una delle prime cose che gli ho chiesto, e lui ha corrisposto subito a questa mia richiesta in modo documentato, era avere una ricognizione delle situazioni della presenza dei rifugi nel nostro territorio. Quindi questo tema a me personalmente, ma anche a Sabarone posso dire, sono certo di poter dire, sta certamente a cuore. Perché sta a cuore? Diciamolo le cose, perché il torrente è importante, ma occorre avere lucidità nel... Non voglio fare le briglie di cemento al torrente, però insomma, convogliare un po' non guasta. È importante perché questi rifugi costituiscono innanzitutto patrimonio immobiliare, patrimonio immobiliare di vari soggetti, ovviamente quasi sempre, quasi totalmente soggetti pubblici. Patrimonio, vedo con piacere la sala con molte persone, saluto i presenti ovviamente. Patrimonio immobiliare, molto, molto importante. Secondo, costituiscono componente del paesaggio. E proprio adesso si discuteva sul Mona, sul tema del paesaggio e sulla tutela del paesaggio. Tutela che io voglio sottolineare è tutela attiva, perché quando fu scritta la legge sul paesaggio, la prima legge sul paesaggio, fu scritto con molta attenzione, che occorreva prestare molta attenzione anche al rapporto fra natura e risorse naturali e società ed economia. C'è ancora una terza motivazione per cui è interessante capire che cosa si vuole proporre, su che cosa vogliamo riflettere. I rifugi rappresentano strumenti per la fruizione del turismo dolce, nel senso che riuscire a legare con una capacità progettuale questa rete di rifugi esistenti sarebbe una cosa molto molto importante. Come tutti sanno, e soltanto ai noi, cioè le idee ci possono essere, ma tantissime volte occorre intervenire poi con le risorse disponibili, e qui casca l'asino, perché questo bel patrimonio, alcuni di questi io li ho visti anche di recente, sono andato a vederne qualcun altro, questo bel patrimonio è un patrimonio che richiede di essere messo a norma e di essere mantenuto adeguatamente. Quindi teniamo acceso questo fuoco, teniamo accesa questa attenzione, cercheremo di comprendere quali sono le vie attraverso le quali si può intervenire. Occorre fare solidarietà e, come si dice con termine al Montezemolo, fare squadra, per esempio con le amministrazioni comunali, per il motivo molto semplice che diverse di queste strutture sono dei comuni. Insomma, c'è una partita che va giocata. Oggi c'è un'iniziativa, c'è un convegno, si celebra un convegno, oggi, stasera si spengono le luci del convegno, il problema è domani mattina che cosa facciamo per andare avanti? Questo è il tema centrale. Vi auguro buon lavoro e resto in attesa di sentirvi ulteriormente. Se ci sono interventi mi farà piacere se avete la telecamera rivolta verso chi interviene, in modo tale che io possa ascoltare e vedere quello che dicono. Buon lavoro a tutti, grazie. Grazie Presidente. Vorrei già rispondere a una domanda. Naturalmente oggi io ho voluto invitare le Proloco, vedo la presenza di alcune Proloco, alcune stanno nascendo,
per far sì che quando all'inizio accende sempre la cosa, dice ma all'ultimo incontro che abbiamo fatto qui con l'Umbria Nazionale, ma non è che vorresti creare la prologo del parco? Sì che vogliamo creare la prologo del parco, sì che la vogliamo creare. Già mi sono attivato con altre realtà che si sono già consorziati, naturalmente rimanendo sotto il segno dell'Umbria, con gli statuti personali di ogni prologo in base alle loro caratteristiche, e di creare uno statuto che cerca di inglobare tutti quanti, ma per un discorso di iniziare a parlare insieme, perché lei lo sa meglio di me, Presidente, quando ha fatto la riunione, ha invitato le prologo, c'ero io e uno di Ortona, credo, solo due persone, la seconda volta c'ero io e uno di Ortona. Quindi significa che dobbiamo creare il sistema, ma dalla base, quindi vedere i valori, la progettazione che c'è e le risorse umane. Che ieri sentivo nell'altro convegno ad Alvito, ed è vero, ed è giusto, basta che ci rifletti e vedi che quello che noi facciamo naturalmente, lo facciamo naturalmente, servirebbe dobbiamo stare insieme e parlare insieme. Comunque, finita, rispondente all'ultima frase che ha detto, la prossima settimana io cercherò di attivarmi per collegarmi con tutte le prologue, e perché no, diciamo, parliamo di 100 anni, giustamente 100 anni del Parco Nazionale d'Abruzzo. Negli ultimi, nell'80, abbiamo detto Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. Ok, va bene, è giusto questo. E ci sta bene. Sfrutteremo questo nome anche per questo. In che senso? La prologo del parco comprenderà non solo l'Abruzzo, ma tre regioni, tutti i paesi ricadenti nell'area parco. Grazie Presidente. Passo la parola al sindaco. Sono molto contento, ha fatto effetto la prima passata. Andiamo avanti. Passo la parola a colui che ci amministrerà per 5 anni, spero 10, così vedremo i risultati, perché 5 sono pochissimi. E noi siamo per il comune, siamo per lavorare insieme, quindi ci fa piacere l'amministrazione, e sperando che riusciamo, no che riusciamo, sicuramente riusciamo a lavorare, perché già stiamo lavorando, perché ci conosciamo da sempre, da bambina. Passo la parola al sindaco di questa sera. Il mio ruolo è un semplice saluto, però accolgo con piacere questo voto in più rispetto al passato, e quindi sicuramente ho un consenso maggiore. Niente, il mio ruolo appunto è quello di fare un saluto, e porto il saluto dell'amministrazione comunale, ma anche dell'intera collettività, tutti i presenti. E ringrazio Gaetano, presidente della prologo di Pescasseroli, di per avermi invitato. Sono molto contento di essere qui presente a questa quinta edizione del Sentiero Sibari, che lui ha, diciamo, tra virgolette, organizzato in maniera diciamo egregia. Sentiero Sibari, quindi, è chiaro che è un ricordo di un personaggio straordinario, fondatore del parco, uomo di spiccate qualità politiche, culturali, umane. E questa quinta edizione cade in un anno straordinario, che è quello del centenario del parco. Un lungo percorso che ha modificato le condizioni di questo territorio, lo ha arricchito sotto un profilo economico, turistico, ambientale, naturalistico, e perché non anche dal punto di vista sociale. Un percorso di 100 anni che ha trovato anche una evoluzione dell'impostazione della conservazione all'interno del parco, perché inizialmente parte da una, diciamo, conservazione della natura,
e anche nel ciclo, perché in quel periodo contestualizzato, in quel periodo era veramente il baluardo della difesa, forse a un'eccessiva cementificazione. Successivamente questo concetto si è arricchito, ha avuto il più ampio respiro, è stato più attento alle tematiche, diciamo così, dell'ambiente che lo circondava, ha tenuto presente di un territorio antropizzato, e questo poi percorso si è arricchito sempre di più, perché poi il processo, diciamo il modello, è diventato un modello ecosostenibile, per poi proiettarsi nell'ultima fase nell'obiettivo dell'Agenda 2030, 2030, che è quello della tutela della biodiversità. Tutela della biodiversità che abbiamo visto passa attraverso un passaggio che è stato tema centrale dell'ultimo convegno, cioè l'educazione alla sostenibilità. L'educazione alla sostenibilità che sia attraverso una crescita della coscienza personale, collettiva, per promuovere uno sviluppo ecosostenibile. Bene, la genialità di Erminio Sibari è stata quella, che ha visto questo modello di sviluppo 100 anni fa. E non è solo quello, perché se uno legge con attenzione la sua relazione, ci sono delle intuizioni geniali. E magari anche immaginava stazioni idromediche per il monitoraggio della qualità dei boschi, ha intuito e anticipato la politica dell'indennizzo, ha già visto appunto i rifugi come prodromici a quella che poi sarebbe stata, diciamo, la creazione del turismo alberghiero, ha immaginato itinerari che collegavano paesi, che collegavano regioni, cita attenzioni sulla nota della relazione appunto Sibari, l'attenzione del club alpino della sezione Roma, che già immaginava itinerari che collegavano diversi paesi, diverse, diciamo, realtà. Detto questo, rientrando nel tema appunto del sentiero Sibari, quindi a me fa immaginare sì qualcosa di tracciato, poi non voglio, diciamo enunciare posizioni che non danno solo al tracciato una valenza topografica, ma anche una valenza spirituale, interiore, quasi di ascetismo. Per ritornare invece al sentiero, lo sentiero che cos'è? È qualcosa di intracciato, appunto, dicevo, tanto che è regolamentato anche dall'articolo 48 del codice della strada. Ma sentiamo alcune sentenze della Costituzione, della Cassazione, parla di strada naturale che si forma dopo il calpestio prolungato e continuativo di uomini e animali. Che significa questo? Che è una testimonianza chiara di un meccanismo di scambi che c'è stata, di continui scambi economici, affettivi, sociali, che hanno legato territori, che hanno legato paesi. E io auspico proprio questo, che ci si torni sui sentieri, si abbandoni la via per andare sui sentieri, perché il sentiero è un percorso che ogni passo ci dà un'idea di un mondo che cambia, e quell'idea del mondo che cambia ci arricchisce, ci fa riflettere, ci emoziona. Quindi andiamo sui sentieri e andiamoci soprattutto con le competenze che qui sono presenti, con il carro, le guide alpine, perché ci faranno vivere in maniera, diciamo così, armonica e più profonda questi sentieri. Buon lavoro, grazie. Grazie Sindaco. Il sentiero Sibari è un sentiero che collegava Pescasseroli con la parte della Ceciaria, che i nostri avi facevano i baratti. In questa strada, in questo percorso che il Sindaco ribadiva, i nostri avi hanno fatto un rifugio, ho trovato delle foto, vado anche al convegno di ieri che Estacchio Gentile parlava della transumanza, che lui aveva fatto la transumanza, ho trovato delle foto di mio padre che costruiva la strada di Monte Tranquillo, che costruiva il rifugio di Monte Tranquillo. Questo rifugio, non voglio dire, non lo dico a mio padre, no. Questo rifugio per me, come il sindaco mi aveva un attimo, diciamo, perché, ok, come
come il rifugio di Prato Rosso che è stato nominato alla principessa del Piemonte. Noi non diamo un nome a un rifugio che è il nome di Erminio Sibari. Una cosa bellissima per me, una cosa bellissima perché ricorda quello che Erminio Sibari, della relazione Sibari, la questione dei rifugi, perché sono nati i rifugi e tutti quei rifugi bellissimi che io, grazie all'ente, ho potuto ammirare e fotografare nell'archivio storico del parco. C'erano anche i pannellati. Stamattina l'avevo messi e si è messa a piovere e rientrare. Tutti i rifugi, la rappresentanza di tutti i paesi che oggi siete qui, quindi i disegni di Erminio Sibari, i disegni degli architetti di una volta che disegnavano architetti, però disegnavano a mani nude, no? Cioè nel senso senza architetto, senza è una cosa AutoCAD è arrivato molto dopo. È una cosa naturalmente con l'ente, con la fondazione, con il gruppo diciamo del Sentiero Sibari, quest'anno decideremo se si può fare questo passaggio bellissimo, così prossimo anno non solo a scoprire un'altra cosa che può, andando avanti con il discorso che il presidente Cannata vi ha mandato poc'anzi su WhatsApp, un disegnino, dopo lo vede. Io meglio che chiudo perché dobbiamo... L'ho già visto. Dopo non scopriamo adesso. E passo la parola al presidente della comunità del parco che rappresenta tutti i comuni del parco. Grazie per questa volta. Che volesse fare il saluto? Mi fa dopo i saluti tutti quanti. Bene, buonasera a tutti, buonasera al Presidente che ci segue in remoto, saluto i cari amici sindaci che sono qui presenti in sala, sono già dal Sindaco di Pescassero, il Sindaco di Giovanni Marzi, il Sindaco di Lecce, di Civitella e gli amministratori tutti, oltre che i tanti presenti rappresentanti delle varie associazioni, vedo il CAI, la Fondazione Sibari e chiaramente la Provincia di Pescassero, con il Presidente. L'eclettico e strabordante presidente che ringrazio per l'energia che mette in ogni iniziativa che organizza. Io credo che devo intervenire anche dopo, giusto sui rifugi, quindi mi limito ai saluti che cercherò di fare in maniera veloce. Sicuramente Erminio Sibari è stato un grande innovatore nel mondo dei parchi e credo che sia nel mondo dei parchi, nel mondo della protezione della natura in Italia, perché insieme a Benedetto Croce e altre illustre personalità dell'epoca ha sicuramente contribuito alla trasformazione di questo territorio. E siamo qui a 100 anni dalla costituzione del parco come ricordava bene il sindaco di Pescassero prima, a dire che Sibari aveva la sua visione dell'epoca, era di fatto una visione innovativa e sicuramente al passo con i nostri tempi che di fatto erano distanti un secolo dal 1922. Però Sibari era anche una persona, diciamo così, mi permetto di dire, era un ingegnere, quindi aveva una mente logica sostanzialmente, e aveva intuito che l'industria armentizia stava per cessare la propria efficacia sul territorio, quindi doveva dare una prospettiva diversa a questi luoghi. E quale prospettiva migliore se non quella di valorizzare le bellezze naturali che tanti avevano apprezzato in questa area, così come nell'area del Parco del Gran Paradiso. Sapete che queste due aree erano le due riserve di caccia, quella del Gran Paradiso, quella più frequentata dai Savoia, questa un po' meno frequentata perché negli anni precedenti alla costituzione del parco era stata di fatto quasi abbandonata come riserva di caccia, perché distante dagli interessi dei reali, anche se i reali avevano una frequentazione evidentemente proficua con il territorio, però questo aveva permesso al territorio di conservare delle caratteristiche naturali uniche, come la conservazione di alcune specie animali che tuttora tuteliamo e soprattutto delle specie vegetali di pregio notevole, che sono poi diventate anche patrimonio mondiale dell'umanità, come
i nostri amati faggi, le faggete vetuste, che noi chiamiamo vetuste, ma tecnicamente sarebbero faggete primordiali. Poi in Italia abbiamo coniato questo nome vetusto, che sembra qualcosa di vecchio, di stantivo. In realtà in inglese si chiamano primillian, quindi sono faggete primordiali. E quindi, diciamo, questo territorio aveva questo pregio, e questo pregio, credo, tornando ai temi di questo convegno, deriva, lo dicevo qualche giorno fa in un colloquio con una televisione francese, che credo che questo territorio abbia avuto la fortuna di vivere la transumanza per secoli. Questa transumanza di fatto ha permesso a questo territorio di conservarsi forse in maniera migliore rispetto ad altri territori, perché la transumanza in alcuni momenti dell'anno, in particolare nell'inverno, lasciava degli spazi evidentemente importanti alla fauna e anche alle specie naturali. Qui probabilmente, da, come dire, io non sono uno scienziato naturalistico, però credo che da un punto di vista diciamo dal punto di vista realistico, questa transumanza, che di fatto avveniva già nei primi popoli italici, quindi parliamo del VI, VII secolo a.C., fino ai giorni nostri con la transumanza più moderna, ha permesso a questo territorio di conservarsi in maniera migliore rispetto ad altri. E lì, tornando al discorso di oggi, il legame è stretto con il paesaggio e con tutto quello che è legato al paesaggio, quindi la cultura umana, perché fondamentalmente il paesaggio non è altro che l'incrocio tra noi umani e la natura, no? Siamo noi umani che in qualche maniera abbiamo anche conformato il paesaggio. Quello che parlavamo prima del convegno, lo diceva il Presidente, che si sta svolgendo adesso a Sulmona, dei 100 anni della legge sul paesaggio, dove Croce è stato prima firmatario. Quando Benedetto Croce ha presentato questa legge al Parlamento, disse: ma noi proteggiamo la musica, i libri, gli scritti, tutto ciò che è cultura, però ci siamo dimenticati di conservare il paesaggio, che di fatto è un pezzo importante del nostro mondo in generale, in particolare della nostra nazione, che evidentemente è ricchissima, come sapete, di biodiversità, anzi la nazione che ha più biodiversità al mondo. Quindi conservare la natura significa anche conservare un pezzo di cultura e di storia, che è l'incrocio, quindi il paesaggio, tra noi umani e la natura stessa. In mezzo a questo paesaggio ci sono i rifugi, di cui parliamo oggi, non entro nel merito perché ne parlerò dopo, che hanno rappresentato e rappresentano tutt'oggi un'opportunità per questo territorio. All'epoca rappresentavano un'opportunità per gli allevatori, per quel mondo che è diventato poi attrattiva per un turismo, quello moderno, che cerca esperienza e cerca una vicinanza ancora maggiore con il nostro territorio. Quindi io direi che sono assolutamente da apprezzare i convegni come quello di oggi, perché non fanno altro che far crescere innanzitutto la consapevolezza di ciò che abbiamo, della qualità che abbiamo, ma anche permettono a noi stessi, a chi in qualche maniera deve occuparsi della gestione di questi territori, di avere più consapevolezza di quanto di bello c'è sul nostro territorio e di ciò che è importante tramandare alle future generazioni, soprattutto ai tanti turisti che vengono a visitarci. Quindi grazie, buon convegno e ci sentiamo tra poco. Grazie. Niente, ogni anno ricordavo che naturalmente il Sentiero SIPA è ricreato come un evento dalla proposta del CAI per questo percorso. Naturalmente noi Prologo abbiamo creato questo evento che, andando avanti, siamo nel 1930, arrivare nel 2000 ci vuole poco. Quindi ogni occasione di ogni annualità ho ricordato che naturalmente durante questo percorso noi stiamo lavorando, e adesso che abbiamo il servizio civile che lavora giornalmente, creare un premio. Però in questi anni, riflettendo su questo premio, il premio Croce, il premio quell'altro, Pieno Silone, la premio stiamo lavorando per creare questo progetto di un concorso che naturalmente nasce dalle basi, dalle persone comuni,
dai fotografi, dai pittori, dagli artisti, ma comuni, non da il grande scrittore o il grande pittore o il grande... No, un concorso. E questo concorso qui, naturalmente, dedicato sempre a Nibio Sì, perché l'aspetto principale è la natura, però con sfaccettature diverse. Un anno è la fotografia, un anno è la pittura. Il primo anno, il prossimo anno, si farà qui a Pescasseroli. Sarà un percorso itinerante. Itinerante seguendo una spirale che si parlava anche ieri, un filo del il filo del, come dicevi, il filo di Achille, che quindi inizieremo il prossimo anno, che non verrà svolto nello stesso periodo del sentiero Sipari, inizieremo da Pescasseroli il prossimo anno, Peropi, Villetta, Civitella, Barrea, Corvelongo, Lecce, Villa Lelongo, sempre lì. Però bene pure se c'è Corvelongo, anche Corvelongo, ritornando a scarico e vedendo di allargarci anche nelle, se riusciamo a creare questa prologo non solo del parco inteso come Abruzzo ma anche delle tre regioni, ci allargheremo anche queste altre tre regioni. Adesso passo, invito a dare un saluto a Simona, che naturalmente è una, diciamo, a livello del nostro sentiero, è quella che non ci fa sbagliare, per quello che scriviamo, per tutte le cose, e c'ha sempre le idee giuste, perché naturalmente l'idea del rifugio, di parlare del rifugio, l'anno scorso, che stiamo preparandoci dall'estate, è uscita da Simona. Come per quanto riguarda Scanno, Alvito voleva parlare, sì, ma della pastorizia, e io dicevo dopo la notte, ma come faccio a collegare la pastorizia con il rifugio a Pescasseroli? E capisci come faccio? Li colleghiamo tramite i rifugi pastorali. L'architetto Borro non si è accorto la cosa, perché dice Scanno è tra i maggiori rifugi. No, ma io non sto parlando del tecnicismo, se te è capace di dire queste cose, io solo per... Simona, io ho finito. Ma chiudo domani. Tanto sta aperto la sala. Allora, io sono, saluto tutti, sono poco abituata a parlare in pubblico, quindi anche per essere breve e per non perdere la bussola, in montagna è fondamentale, ho scritto qualcosa e quindi leggo velocemente. Allora, innanzitutto appunto buon pomeriggio a tutti i presenti, ringrazio Gaetano, che non vedo colui, ringrazio Gaetano per presidente della Proloco, per l'impegno con cui porta avanti da 5 anni questa manifestazione dedicata a Erminio Sipari. L'idea condivisa appunto con la Proloco, con il Parco Nazionale Abruzzo Lacco e Molise, con il comune di Pescasseroli, con il CAI Coppo dell'Orso, brevemente con Coppo dell'Orso, e appunto con la Fondazione Sipari, era quella di dedicare un sentiero a Erminio Sipari, che come tutti sanno è considerato l'artefice del parco, di cui abbiamo detto che appunto quest'anno ricorre il centenario dell'inaugurazione e di cui Sipari è stato presidente per più di 10 anni. Intorno al sentiero che congiunge il Palazzo Sipari di Alvito, luogo in cui Erminio Sipari è nato, e al Palazzo Sipari, tempio di Pescasseroli, il luogo invece di adozione, dove Erminio Sipari ha vissuto per diversi anni. Intorno, dicevo, a questo sentiero si sono, grazie appunto all'impegno di Gaetano, organizzati concerti, spettacoli, teatrali, convegni ed incontri, nei quali via via in ogni anno si sono toccati degli aspetti che comunque erano cari e vicini a Erminio Sipari. Abbiamo parlato della transumanza, abbiamo parlato dei mulini Sipari,
e abbiamo parlato dell'energia elettrica appunto l'anno scorso, quest'anno si parla dei rifugi, la cui costruzione e sistemazione ha rappresentato uno dei punti programmatici della presidenza Sipari. Sipari nel 1924 scriveva: l'attività dell'ente è rivolta ora a preparare le condizioni di sviluppo del parco, e cioè impianto degli uffici, propaganda, rimboschimenti, costruzione e riattamento di mulattiere e viottoli, riparazione ed elezione di rifugi, non solo per uso degli alpinisti, ma per facilitare le gite anche ai vecchi, alle signore e ai giovanetti. Ora io vi saluto, però vorrei scorrere con voi queste immagini che ricordano appunto alcuni dei momenti che hanno caratterizzato queste quattro edizioni del Sentiero Sipari. Questa è la prima edizione, appunto il 6 ottobre 2018, quando abbiamo, come dire, tagliato il nastro di questa manifestazione. Qui ci troviamo appunto a Pescasseroli e qui siamo invece ad Alvito, davanti al Palazzo Sipari, dove Erminio Sipari nel 1878 è venuto alla luce. Qui siamo davanti al Pescasseroli, il Palazzo Sipari di Pescasseroli, con il gruppo CAI, il gruppo di Pescasseroli dei Cavalieri e il gruppo dei Cavalieri del Tratturo della Val Comino. Qui era appunto la prima edizione, tra l'altro pioveva, però devo dire che abbiamo avuto alcune edizioni con tempo più bello, come vedete questo bellissimo cielo azzurro, tutti i camminatori del CAI, e appunto siamo qui arrivati molto tranquillo. E dicevo, i camminatori del CAI che vengono da diverse sezioni, non solo da Poco dell'Orso, dalla regia, diciamo, ma anche appunto da altre sezioni, sia del versante abruzzese sia del versante laziale. Queste sono delle bellissime immagini, alcune delle quali appunto mi ha gentilmente inviato oggi Marina Fuschi, che ringrazio, che appunto è il presidente della sezione del CAI Poco dell'Orso. E questo è un articolo uscito in questi giorni sul giornale, appunto per ricordare la manifestazione di oggi. Io saluto di nuovo, ringrazio tutti e ci vediamo domani alle 8.45 davanti a Palazzo Sipari per fare questa bella passeggiata che ci porterà al rifugio di Monte Tranquillo, dove incontreremo i camminatori che saranno partiti alle 7 di mattina da Palazzo Sipari di Alvito. Buon lavoro. Chiamo Marcello Corrone, vicepresidente della Commissione Nazionale Rifugi, opere attive del CAI.
buonasera a tutti. Potevamo iniziare con, affrontando diversi aspetti sul tema dei rifugi. Ho deciso di affrontarlo da questo taglio, cioè quello del lusso della montagna, cioè dell'identità dei rifugi, cioè dello straniamento e della trasformazione nel tempo di questi manufatti, di questi edifici in quota. Secondo me non è, è il tema vero centrale di questo, perché se ci mettiamo d'accordo su quello che deve essere un rifugio, allora tutto il resto è conseguente. Pensate che la Fondazione degli Architetti della Provincia di Trento ha ritenuto, pensate un po', sulle loro linee, di fare questo video che per loro rappresenta un messaggio di pericolo, di straniamento e di trasformazione diciamo suggestiva, differente da quella che era invece il rifugio originario. Pensate voi sulle Dolomiti, giusto per darvi un'idea, la capanna Gennifetti, del Club Alpino Italiano, 3600 metri sulla via normale dopo il ghiacciaio Indren alla vetta del Monte Rosa, ogni anno fa 20.000 presenze per notte, non presenze, per notte, 20.000 passaggi, lo fa pure il rifugio Franchi. Oramai noi ci troviamo di fronte ad avere una esigenza che non pensavamo di avere fino a qualche anno fa, cioè esattamente quello che ha denunciato questo video, con quei tacchi a spillo finali, che significa una trasformazione del senso del rifugio. Il rifugio si è trasformato, sulle Alpi si è trasformato, e i tentativi di trasformarlo anche qui da noi, su quei pochi esempi che abbiamo, che poi tra un intervento e l'altro di interverrà, dirò, e quello, la spinta è quella di trasformarlo in un albergo in cuore. Il rifugio è altra cosa. Secondo me, credo di poter interpretare il pensiero di altra cosa, noi non abbiamo bisogno di albergo in cuore, noi abbiamo bisogno di rifugi, anche di un sistema di rifugi che siano chiamati escursionistici, montani, privati, spazi e quant'altro, abbiamo bisogno di questo. Quindi io sono stato chiamato oggi e ringrazio il torrente, talvolta in piena, e non gli darò la parola a questo punto perché l'ha fatto prima, perché se no insomma gli stanchi tempi contingentati, già ho 10, abbiamo tutti insieme 10 interventi, vedendo l'orario, vedendo finire un orario decente, ho deciso che non dirò la parola, quindi tu puoi fare un post su Facebook, ci dici noi diventiamo tutti amici e ti facciamo in questa maniera. E quindi bene, tra un intervento e l'altro io farò una mia brevissima considerazione, proprio perché il senso di questo incontro non deve avere né convegno, Presidente, né convegno, né seminario, una sorta di giornata di studio, cioè diciamoci delle cose, casomai anche sparpagliate. Il mio compito è quello di cercare poi, durante questi interventi, durante, e alla fine quello di cercare, e spero anche nel tuo aiuto, di cercare un filo d'arianda che possa poi rappresentare veramente quello che diceva il Presidente Cannale, cioè domani chi fa cosa, il che non sarebbe male dirselo, no? Avere diciamo questo impegno, perché come, compiti a casa. I compiti a casa, perché come sapete spesso questi incontri poi non sortiscono nulla, perché siamo tutti d'accordo ma non si sa chi poi deve fare delle cose o chi insomma deve fare quantomeno un primo passo per capire se siamo tutti quanti d'accordo. Quindi io inizio a chiamare, no, i rappresentanti del microfono, io inizio a chiamare, scusate, inizio e quindi a chiamare tutte le persone che insomma, sono state invitate per non portare i saluti, per dire la loro esperienza sul proprio territorio e anche rispetto a questo, a questa sollecitazione, cioè del lusso della montagna, cioè lo straniamento del senso del rifugio, e di dire anche qualcosa.
il mio inizio, senza aver avuto una scaletta, scusa, volevo farvi capire se poi il video della prologo, cioè nel senso della pescasserio, non la prologo, di pescasserio che tipo intervento che devi fare, di pescasserio il video. Sì, allora, in realtà, ti voglio bene, però boh, firma da essere, adesso ho già il microfono, il nuovo mando. Tutti avranno spazio, e secondo me non conviene neanche, ti devo dire, le tecniche di comunicazione, non conviene dopo un video, ma un altro video. Grazie. Chiedo al sindaco di Gioia, di Gioia De Marsi, Gianluca Alfonsi, di raccontarci la sua esperienza. Beh, buonasera a tutti, quindi vi chiamo i saluti. Sì, dovete accomodarci, ce li hanno accomodati. Io credo che la mia esperienza da sindaco è presto detta, perché è da 3 mesi che faccio questa ragazza. Però conosco bene sia da consigliere provinciale, ma lo conosco bene perché sono 20 anni che faccio il consigliere comunale nel mio comune, quindi conosco bene la realtà del nostro rifugio. Gioia De Marsi ha un rifugio, il rifugio del diavolo, che tutti conoscete perché lo vedete, è un rifugio tra l'altro non montano ma escursionistico, e anche su questo punto credo sia importante da parte di tutti gli attori politici del territorio stimolare la politica a rivedere anche la normativa, perché è tantino datata, visto che la legge che disciplina le attività extraterritoriali, che le definisce ancora così, risale a lontano 95 e della legge 75, quindi andrebbe anche aggiornata, adeguata ai tempi e soprattutto finanziata. Che diceva bene prima il Presidente, siccome noi siamo espressioni di realtà montane, i nomi di montagna parlano chiaro, nel linguaggio chiaro, senza soldi non si canta messa. E quindi se le leggi rimangono là ma non vengono finanziate, difficilmente i comuni hanno le risorse per poter intanto mettere in sicurezza, rendere fruibili le strutture che hanno, perché questo è il primo step, rendere fruibili. Rese fruibili c'è la necessità di attrezzare anche i sentieri che portano su quelle strutture. Noi siamo fortunati che il nostro, dicevo prima, è un rifugio che non è montano, quindi è servito da una rotabile 83 che quindi adduce facilmente il turista al nostro, alla nostra struttura. La struttura che abbiamo è stata rifatta, forse una delle cose, è stata rifatta grazie ai fondi regionali che la Giunta Chiodi mandò, è stata realizzata, sono anni dal 2016 che si tenta di fare un bando per l'assegnazione, adesso proveremo di nuovo, ringrazio l'architetto Coronetti, diciamo, consigliere valido per noi sindaci, perché è molto tecnica la cosa e quindi richiede altrettante cognizioni tecniche. Quindi stiamo predisponendo il bando che credo a brevissimo pubblicheremo, proviamo quest'altro tentativo perché vorremmo fortemente che qualcuno lo andasse a gestire. Ed è una struttura che è stata una capienza, una micro ricettività molto significativa. Importante che non diventa un albergo di montagna, perché anch'io condivido questa linea architetto, non servono gli alberghi di montagna, ma servono veramente i rifugi, perché il trekking e il camminamento, mi piace definirlo meglio così, ormai è una di quelle prospettive di sviluppo turistico che dobbiamo percorrere. Lo dico anche da espressione di una comunità che dell'altro versante, quello Fucense, che ha parte del territorio, gran parte del territorio nel parco, ma il centro urbano lo viviamo sul versante che è quello Fucense. Abbiamo un'economia che è prettamente agricola, ma un po' la crisi economica, un po' la necessità di rivedere gli asset di sviluppo ci hanno portato e ci stanno facendo maturare fortemente l'idea di guardare con forza al turismo. Il turismo, quello della sentieristica e del trekking, è fondamentale. Colgo l'occasione però per ringraziare la Presidente del CAI Marina per il gran lavoro che fa insieme al CAI per promuovere i nostri sentieri, per mantenerli, per tenerli in vita e per portare gente, perché è un lavoro prezioso anche per conto delle comunità. Quindi
noi lo metteremo subito a gara con anche il, l'apporto del parco, del direttore San Marone, molto aperto al dialogo e al confronto, quindi interpreta pienamente quello che poi è il messaggio più autentico di Sivari, perché Sivari non è stato soltanto un tutore del, dell'ambiente, ma è stato un precursore dello sviluppo sostenibile, è quello di cui abbiamo bisogno, che i rifugi servono, serve la protezione, ma serve anche la fruibilità dell'ambiente, se no continuo a ripetere, insieme all'orso, tra poco, anche le nostre, gli abitanti delle piccole comunità diventeranno specie protette, ecco perché c'è bisogno di utilizzare i rifugi come volano di sviluppo per il territorio, per il turismo, nel pieno rispetto dell'ambiente, ma intesa con il parco per promuovere turismo e soprattutto garantire sopravvivenza per le nostre comunità. Concludo, la montagna è importante, però mi lascio almeno un ringraziamento per Tarquinio, per le provo, un ringraziamento, c'è anche il presidente della mia provo, Gianni Marzi, Mauro Alfonso, ringrazio le provo per quello che fate veramente, realizzate il principio di sussidiarietà di cui i comuni hanno bisogno in un momento veramente difficile per noi amministrazioni, grazie a voi riusciamo a mantenere iniziative, a creare, a tenere in vita i nostri paesi, quindi grazie, bella l'idea anche della provo più ampia, è un fiume declinando, no, in versione torrentizia, è vero, ma è anche trasumante, andrebbe un po' reggimentale, mi affido al gestore del parco che ha capacità anche in questo, quindi, briglie della legge, quindi un urlo insomma nell'aria, per cui chiudevo dicendo c'è la montagna è importantissima per noi, però come dice Goethe la montagna è un maestro muto che forma discepoli silenziosi, per noi interpreti di queste comunità con silenzio e con rispetto alla montagna dobbiamo adoperarci anche attraverso i rifugi per poterla fruire. Grazie, grazie a tutti per questa opportunità. Diversi aspetti la selezione, quello della regolamentazione, così dal tema identitario diciamo passiamo ad un aspetto molto pragmatico. Ad oggi i rifugi nella regione Abruzzo, perché il turismo è... Non aspetto perché diciamo il meglio, quasi per me. Nella regione Abruzzo, perché la materia del turismo è materia concorrente, ai sensi del titolo quinto della Costituzione, quindi le regioni disciplinano in questo caso le strutture turistiche e castelalberghiere. Tra queste sono ricomprese, cioè quindi la legge regionale 75, sono ricomprese appunto quelle, gli edifici destinati in montagna all'accoglienza. Noi abbiamo rifugi escursionistici fino a oltre 700 metri ma serviti da strada, poi abbiamo i rifugi montani oltre 1000 metri non serviti da strada, che si dividono in montani e custoditi, e poi abbiamo i bivacchi. All'interno di questa categoria, per anticipare anche sono certo una riflessione che verrà successivamente da chi sarà chiamato a dare il proprio contributo, manca, a mio parere, e su questo abbiamo già fatto già una proposta alla regione, visto che in qualche maniera mi hanno coinvolto come consulente per la materia dell'accoglienza in quota, quello di introdurre, ci stiamo lavorando, non è così poi semplice, introdurre un'altra categoria, che è quella dello spazio, una categoria turistica, dove però non abbia la funzione pastorale, perché diciamo su una materia, voglio dire, concreta, non teorica, nessuna ideologia assolutamente, il turismo e lo spazio non convivono, perché ci sono modalità d'uso dello stesso oggetto che sono differenti, niente di più, ognuno fa quello che può, ovviamente, all'interno di una politica anche di assetto generale, e quindi in qualche maniera non almeno qua in Abruzzo. Quindi chiamo ora il sindaco di Lecce, Augusto Balile, a dare il suo contributo. Grazie anche a te. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie Marina, grazie. Devo chiamare signor Torrente, io non ti chiamerei signor Torrente perché
agli studenti di giurisprudenza ricordi qualcosa di interessante, quindi signor Gaetano, grazie al direttore, grazie all'architetto che ci segue e ci illumini nelle politiche di però non costa come le follette. Sì. Io sono qui per raccontare l'esperienza dell'ecorifugio della Cicerana. Sì, per noi la Cicerana è stato il motivo di rottura di rapporti con il parco negli anni 70, perché lì all'epoca allora Mario Spallone aveva idea di costruire un villaggio in questo luogo così selvaggio, bello, delicato, ricco di biodiversità. Andò a finire a male questo progetto e tanta gente nel mio paese imputò al parco il mancato decollo di questo progetto. E quindi da allora abbiamo vissuto sempre un rapporto di conflitto col parco, dagli anni 70 fino a 10-15 anni fa. Io ero stato eletto la prima volta da consigliere comunale del comune di Cermarsi, quando sono venuto qui al parco per trovare l'allora presidente Rossi, suonava l'albero al campanello, mi sudavano le mani, mi giuro mi sudavano le mani, chissà che trovo qui dentro, perché sono della generazione che è nata e cresciuta con la mentalità contro il parco. Ho conosciuto gente bellissima, spettacolare, dei professionisti seri. Io l'ho sempre detto, il patrimonio UNESCO eleverei allo status di patrimonio il personale del parco, il personale, figura vitale, ma è sempre io sono di passaggio, sì. E quindi poi è stato motivo di questo rifugio che ci ha fatto riallacciare i rapporti con il parco, quindi per noi sì, è stato importante questo protocollo d'intesa con il parco che ha creduto in questo modello di sviluppo sostenibile, anche se l'allora dirigenza del parco, a me e al presidente ci chiamavano gli sviluppisti del parco, perché c'erano un'idea insomma, ci hanno, come dire, confinato bene, però gestiti bene, abbiamo portato un risultato alla comunità del parco in generale, anche alle nostre comunità. Questo rifugio per noi ha significato molto per lo sviluppo del territorio, sia del parco che del territorio delle Cermarsi, così abbiamo noi contezza di quanta gente viene da fuori delle Cermarsi a fruire delle bellezze che il parco tutela per noi cittadini di Lecce, italiani e cittadini del mondo. Io vorrei ricordare più che il parco per finalità statutaria fa conservazione, non fa sviluppo. Dobbiamo essere noi amministratori locali bravi a inserirci in queste dinamiche di conservazione e far trovare a chi piace il turismo lento delle strutture adeguate, accoglienti per fruire di queste bellezze naturali. Quindi per noi questo rifugio è stato motivo di rilancio del nostro territorio. Abbiamo intenzione di potenziarne altri che stiamo ristrutturando con risorse proprie. Abbiamo già investito quasi 200.000 euro per il recupero di alcuni rifugi e località La Guardia. Alcuni sindaci vicino hanno avuto grosso successo perché hanno fatto un'altra scelta, hanno fatto gli asfalti. Noi abbiamo recuperato un patrimonio che sta, come diceva il Presidente prima, è un patrimonio pubblico e qualcuno lo deve pure mantenere. Non possiamo tenere queste strutture così fatiscenti che deturpano anche poi l'ambiente del parco. Quindi ci siamo assunti la responsabilità di investire risorse pubbliche in quel segno, di dare una dignità a quei luoghi e creare delle strutture per il viandante che trova poi questo spettacolo che sono le faggete UNESCO a poche centinaia di metri da queste strutture. Quindi per noi la politica del rifugio montano, caro direttore, su una porta aperta, noi ci mettiamo a completa disposizione e vorremmo fare un protocollo con il parco per mettere a disposizione gratis il villino della Cicerana, quello delle Prata, non quello della Cicerana, proprio per il servizio di sorveglianza per il parco, che lo possa utilizzare per i monitoraggi, per gli studi, per la sorveglianza del territorio, perché è un territorio ad altissimo pregio e ha bisogno anche di un supporto logistico che ce l'assumiamo noi come comunità facenti parte del parco. Voglio raccontare una cosa. Dopo la morte di Mario Spallone è venuto un giornalista di Repubblica come di Cermarsi con ansia, dice ragazzi ci dovete aiutare, stiamo sulle tracce di un dossier
Mario Spallone, amico del Partito Comunista, e Dario Spallone, fratello di Mario, amico del Vaticano. Facevano incontrare i messaggi del governo russo e del governo del Vaticano tra il rifugio del diavolo e il rifugio della Cicerone, da dove ragazzi è partito l'abbattimento del muro di Berlino. I nostri rifugi hanno scritto la storia, quindi noi dobbiamo essere orgogliosi di valorizzare questo patrimonio e creare quanto più possibile le condizioni di fruibilità di questi ambienti. Noi lavoreremo sempre a fianco con il parco, proprio per creare una sintonia di fruizione di questi ambienti. Siamo a disposizione, perché te noi scocceremo spesso, perché abbiamo anche altre strutture da recuperare. Grazie, non mi annoio più di tanto. Quando si parla di sviluppo sostenibile, tra le diverse declinazioni non sempre approfondite, vi è quella della trasmigrazione del testimone, cioè quando si parla delle future generazioni lasciamo un mondo migliore di quello che abbiamo trovato, quanto meno che non sia peggiore di quello che abbiamo preso. E si vorrebbe aggiungere, comunque chi insegnerà loro, trasferirà loro il sapere, no, la conoscenza, perché se ci riflettete, talvolta nella vita capita che è come se si ritornasse a casa, è una sorta di gioco dell'uomo, no? In alcuni ambienti, associazioni, si rischia questo, si rischia il lupo, e uno dimentica di stare, questo non va bene. Il compito che io, Marcello Sporron, si è dato, vista anche l'età, perché l'età c'è, è quello appunto di costruire, formare, diffondere più cultura possibile dei rifugi, ovviamente con una mia idea che non può essere quella della diffusione solo perché c'è un edificio, solo perché c'è un mattone che bisogna fare, ma bisogna ragionare con una rete selezionata, soprattutto quando ci troviamo in ambienti di pregio. Non possiamo ovviamente non pensare che dobbiamo scegliere con determinati criteri, non li dirò oggi, io mi occupo di sistemi turistici, quindi nei momenti opportuni così era. Però ecco, sappiate che non esiste un tutto per tutto, no, assolutamente bisogna operare una scelta. In effetti, Augusto, la Cicerana è stato, se ricordo bene, il primo rifugio classificato ai sensi della legge regionale 75 del parco. In Abruzzo noi abbiamo un rifugio escursionistico, il Pomiglio, cinque rifugi di montagna, Cicerana, Terraegna. No, non mi guarda, sono contento, lo so, lo so. Duca degli Abruzzi, Sebastiani e il Franchetti, quindi abbiamo cinque. Ora considerate che chi come me negli anni 80 già scorazzava per l'Abruzzo e per la nuova regione e tutti i resti, aver ascoltato lo slogan nel QRR di Abruzzo verde, regione verde Europa, mi apre il cuore. Ma in effetti devo dire che in quel momento non capivo neanche bene. Negli anni ho capito che effettivamente noi rappresentante, perché purtroppo il condizionale è ancora così, presidente Cannata, in Abruzzo è ancora così, noi stiamo ancora cercando di attuare quella ipotesi di sviluppo che negli anni 80 fu denominata appunto Regione Verde d'Europa. È un tema che in qualche maniera da affrontare, quindi non specificatamente per i rifugi, seppure i rifugi sono un'ossatura, una delle ossature di questo obiettivo meraviglioso, ma noi stiamo ancora cercando di andare lì. Ecco, per poter continuare in questo, chissà, deve lasciare qualcosa. E quindi stiamo lasciando appunto sulla materia dei rifugi intanto la conoscenza e anche delle esperienze concrete che possono rappresentare una best practice, certamente su tutti gli Appennini. Quantomeno gli Appennini della Marche in giù sono delle azioni e degli avvenimenti che possono essere messi a risorse. Ora volevo chiedere a questo punto di mandare il video
Prodoco e di chiedere a Riccardo di venire qui e di venirci a raccontare come questi ragazzi vedono appunto questo tema dei manifesti di qua. Prima va il video, sperando di non... Ok, allora vai prima tu. Ah, vuoi prima hai bisogno dell'introduzione? Sì, prego con l'introduzione. Aspettate. Allora. Non te ne andrò a di là, rimani centrato. Allora, buonasera a tutti, sono Riccardo Vabucchi, faccio parte del servizio civile della Prologo insieme ai miei due colleghi Simone Paglia e la Marco, che sono qui questa sera con me. E noi abbiamo iniziato questo progetto del servizio civile appunto il 25 maggio 2022. In questo periodo abbiamo avuto modo di collaborare appunto con il CAI di Vallelonga del Coppo dell'Urso e approfondire un argomento che si è rivelato molto utile nel periodo estivo, soprattutto nello spiegare i sentieri presenti nel PNALM e vicino Pescasse. Infatti l'argomento di questa formazione con il CAI di Coppo dell'Orso era quella della segnalazione, il tracciamento dei sentieri, appunto come ho già detto in precedenza si è rivelato molto molto utile per, in parole povere, non far perdere le persone che andavano in montagna. Infatti possiamo dire che abbiamo iniziato a gettare un po' le basi per il famoso e molto molto importante turismo sostenibile, il quale va attraverso i sentieri segnati da CAI, quindi attraversa tutta la nostra regione e cerca di inquinare il meno possibile per non rovinare il valido habitat nel quale attraversano questi sentieri. Allora, questo qui è la nostra prima esperienza dal campo. Infatti, come prima cosa, abbiamo preso spunto da due articoli della Costituzione italiana. L'articolo 9, che è l'articolo che promuove l'aspetto scientifico e culturale, quindi promuove l'avanzamento dell'aspetto scientifico e culturale di tutti, e anche storico, di tutte le infrastrutture italiane. E l'articolo 16, il quale cita che ogni cittadino italiano può camminare liberamente sul territorio della propria nazione. Per iniziare questo progetto abbiamo fatto un'analisi dei competitor sia nella zona di Mitrova, appunto come ad esempio la Cicerana, come quello di Tarraegna, ma anche a livello nazionale, come ad esempio il museo, faccio un esempio, quello di Messner, e anche tutti gli altri appunto rifugi sulla nazione. E queste cose queste idee le abbiamo raccolte in questo video che adesso andrete a vedere e noi ci siamo occupati nello specifico del rifugio di Monte Tranquillo e dello stazio di Forcella, come appunto ha detto lei in precedenza. Adesso si può cambiare. Articolo 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Comunemente, quando si parla di paesaggio, ci si riferisce ad una parte di territorio le cui caratteristiche sul piano panoramico suscitano particolari emozioni in chi li osserva.
Tuttavia, la scienza che studia l'architettura del paesaggio ne riconosce valenze estetiche, funzionali e simboliche, in grado di restituire il risultato delle interazioni tra uomo e ambiente. In pratica, il paesaggio è il risultato dell'azione dell'uomo su un dato territorio. Per lungo tempo, lungo le valli e i crinali dei monti che descrivono l'orografia del nostro territorio, i pastori, i boscaioli che valicavano le montagne per i loro commerci hanno usufruito delle poche stazioni di posta che avevano lo scopo di ristorare i viandanti e il bestiame, e non era raro che il riparo fosse costituito da grotte lungo il proprio cammino. Con l'avvento del nuovo secolo, nella parte meridionale della provincia aquilana, l'attività del giovane Erminio Sipari si apprestava a mutare sotto molteplici aspetti, primo fra tutti quello economico, l'area che ben presto sarebbe stata individuata come Parco Nazionale d'Abruzzo, poi Lazio e Molise. Le parole di Erminio Sipari sono chiare, egli aveva individuato nei rifugi sia una funzione turistica che di controllo diretto del territorio da parte dell'ente, evidenziandone l'utilità anche per le guardie del parco. Oggi il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise conta circa 50.000 ettari di territorio, con un'area contigua pari a 77.000 ettari. Entro tale ampiezza sono presenti numerosi rifugi e stazzi, che solo in minima parte risultano fruibili a livello turistico. Mentre, per quanto riguarda l'aspetto scientifico, l'ente dimostra di farne un uso attento. Noti sono gli esempi dei rifugi della Cicerana, a Lecce nei Marsi, e di Terra Egna, a Bisegna, rispettivamente gestiti dall'agenzia Ecotour e dal Wildlife Adventure, i quali offrono ai camminatori servizi di accoglienza e professionalità da parte delle guide. Lo stesso vale per il rifugio di Coppo dell'Orso, a Villa Vallelonga, gestito dall'omonima sezione CAI. Vi sono poi le costruzioni ad uso di ricercatori e guardie parco, come nei casi del rifugio della Liscia e di Forca Resuni. Volendo volgere lo sguardo alle aree protette contigue alla nostra, è stata svolta una breve ricerca, da cui è emerso che in generale in Abruzzo i rifugi sono tutt'oggi utilizzati in base al loro significato più stretto. Dai rifugi Franchetti e Duca degli Abruzzi nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, al rifugio Sebastiani nel Parco Regionale del Silente Velino, solo per citare i più noti. Le strutture di sosta sono utilizzate per offrire riparo diurno e notturno agli escursionisti e la gestione è spesso affidata a cooperative o al CAI. Non è diversa la situazione nel resto dell'Appennino, mentre nell'arco alpino sono emersi contesti da cui si evince un uso innovativo. Gli esempi del Lumen Museum e il Messner Mountain Museum, entrambi in Trentino Alto Adige, intendono proporre una visione innovativa delle costruzioni in quota.
analizzando ciò che è emerso dalle nostre ricerche e volendo proporre un'idea diversa in merito alla gestione dei rifugi, riteniamo che sarebbe utile lavorare innanzitutto su una rete di percorsi che possano trovare nei rifugi non solo dei luoghi di sosta, ma anche degli amplificatori di cultura locale. Vorremmo a tal proposito portare ad esempio due strutture presenti nel territorio di Pescasseroli che potrebbero essere rappresentative di nuove idee per lo sviluppo e la gestione dei rifugi. Si tratta del rifugio di Monte Tranquillo e lo stazzo di Monte Porcella. Se si considera il significato di paesaggio in senso ampio, si comprende immediatamente come la zona dove la costruzione è stata edificata sia carica di significato, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista storico e folcloristico. Per secoli quello di Monte Tranquillo è stato un valico solcato da commercianti e viandanti che dal versante laziale ed abruzzese risalivano in monte per scendere nelle valli a commerciare i loro prodotti. È evidente come tali simboli facciano di quel luogo un'area di grandissima rilevanza, a cui le popolazioni del versante abruzzese e laziale sono legate da molti fattori. Ad avvalorare ulteriormente tale località oggi anche il sentiero Sibari. Per tali importanti ragioni ed in conseguenza alle ricerche effettuate, si intende proporre un'idea per la gestione del rifugio, che sia principalmente un dilatatore dei significati che quel luogo racchiude. La località, detta Manto della Madonna, si trova a circa 3 ore di cammino e lì, solitamente, sosta la processione che si svolge l'ultima domenica di luglio. Secondo la leggenda, in quel punto la Vergine, dopo un estenuante cammino, si fermò per riposare, lasciando sul masso la traccia del suo manto. L'interno del rifugio è stato immaginato come un luogo che rappresenti le caratteristiche a cui si è fatto riferimento. Guardando agli esempi alpini citati e tenendo conto dell'esiguo spazio a disposizione, riteniamo di poter suggerire la realizzazione di pareti espositive e comprensive di QR code per far immergere i visitatori in un'esperienza nuova. Un piccolo esempio è dato dal Museo Archivio Giosuè Carducci a Castagneto Carducci, dove gli scritti del poeta sono esposti anche mediante pannelli trasparenti. Avendone rilevata l'importanza storica e culturale, si è ritenuto utile lavorare anche per lo stazzo di Monte Porcella, ad un'idea analoga a quella descritta per il rifugio di Monte Tranquillo.
Michela. Grazie, sono certo che come dire, per discutere si aprirà una riflessione, eccetera. La mia posizione rispetto a questo non è né sì né no, ho per mia formazione quando opero su queste aree, in aree dove c'è un ammorzamento di interessi, di percorrenza, di reti, di itinerari e con... Sì, e quindi dicevo è quello di affrontare questi temi in un ambito più ampio, non nel singolo rifugio, perché no ci sfugge l'efficacia, anche l'obiettivo, le finalità. Quindi è un tema che è lì, certamente è autorevole la fonte da cui proviene la richiesta, perché proviene da chi in qualche maniera esprime i ragazzi, no? I ragazzi che esprimono una loro visione, quindi è da tenere in considerazione. Esattamente per questo argomento, volevo dire che nel tema attivo italiano abbiamo 400 rifugi e 22.000 posti letto. Dice, ma che ci azzecca con questo? Ci azzecca perché nel congresso di Varese nel 2009, quindi oramai è passato qualche anno, il presidente dell'epoca, Libo di Sanza, antropologo, quindi non insomma faceva un altro mestiere, antropologo, quindi capace di leggere le dinamiche della società, lanciò un'idea e disse guarda che qua non andiamo a nessun posto, nel senso che è vero che abbiamo 400 rifugi, no? E quindi questa muscolarità, 22.000 posti letto, evidente che siamo l'associazione, se vogliamo considerarci un'associazione di categoria, come quella che ha il maggior numero di posti letto in Italia e in montagna. Ma lui evidenziò, segnalò questa distorsione che in fondo poi è esattamente quel video che io vi ho mostrato, e lanciò l'idea del rifugio come presidio culturale, che è esattamente, quasi esattamente questo che hanno fatto vedere questi valorosi e volenterosi ragazzi, quello del rifugio dove accadono delle cose, ma quelle cose che accadono diventa vetrina di un territorio e quindi capace di poter promuovere il territorio in alta quota, come quello che noi proveremo a fare con il rifugio di Gioia, il rifugio del diavolo, dove nel bando ci sono delle pillole proprio di questo approccio al tema dei rifugi, che io ritengo sia interessante leggere per poter in qualche maniera anche capire dove vanno a finire poi tutte queste parole. Invito, perché ha una sua esigenza di tempo, Umberto Esposito a venirci a raccontare l'esperienza del rifugio Terra Egna e insomma anche di altro, visto che con la sua società oramai da anni opera su questo territorio, come sapete, sulle reti, sugli accessi, sulla organizzazione e anche sui rifugi. Mi dicono che ci devo dare il microfono, che si... posso darne anche altro se vuole. No. Marcello, grazie per l'invito, e saluti chiaramente a tutti presenti in sala, al presidente del parco. L'esperienza di Terra Egna è legata di fatto al secondo investimento privato realizzato sul territorio dell'area parco, che ha permesso il recupero di un immobile esistente come quelli appunto che avete citato, di proprietà del comune di Disegno. E si tratta, come hai giustamente sottolineato, di uno dei pochi rifugi di fatto classificati all'interno della regione Abruzzo. Quindi tolti quelli che sono di fatto di proprietà del CAI, credo che al momento Terra Egna e Cilerone siano gli unici rifugi di proprietà comunale gestiti da privati che hanno conseguito questo tipo di classificazione. E la nostra è un'esperienza che... Sì,
la nostra è un'esperienza che ha previsto un grosso sforzo sia da un punto di vista economico che chiaramente temporale, e credo che sia la difficoltà purtroppo più grande che si riscontra sul territorio dell'Appennino centrale, con le strutture che sono chiaramente esistenti in montagna. È un processo che noi abbiamo in qualche modo accarezzato anche in realtà precedentemente con altre strutture, la società che io ho qui su questi asteroidi, perché poi lavorando in realtà diversi ragazzi aveva già tentato un recupero completo di una struttura nel versante montano del Baffo un po' di anni fa, un processo che però si è interrotto perché non sono poi stati portati avanti quelli che erano, diciamo, delle progettualità di lungo termine e che sono purtroppo strettamente necessarie per poter raggiungere un risultato economico in termini gestionali per questo tipo di struttura. E credo sia un argomento, come dire, un po' complesso ma importante da dover affrontare. Le strutture che noi abbiamo nell'Appennino in rarissimi casi permettono degli spazi utili per poter lavorare realmente all'interno, per poter accogliere le persone. Spesso sono piccole, spesso sono dislocate in zone difficilmente raggiungibili, e quindi la semplice gestione quotidiana della bandiera è anche economica in molti casi. Spesso non hanno gli spazi per poter raggiungere i requisiti che sono richiesti dalle normative, e quindi trovarne alcuni dove è effettivamente possibile realizzare un intervento di tipo economico non è assolutamente una cosa semplice. Io credo che questo sia un processo, mi fa piacere che oggi appunto ci sia questo argomento trattato all'interno di questa manifestazione, che comunque ha degli spiragli, ci sono delle progettualità che sono in corso. A breve verrà di fatto inaugurato un altro rifugio che è quello di Capitelli, per cui l'architetto Corone allo stesso modo seguito buona parte della progettualità. Sono partiti i lavori da qualche giorno, e quindi nel comune di Alfedena, nel versante sud dell'area pre-parco, ma all'interno del territorio del parco ci sarà un'altra struttura che dovrebbe essere, insomma, nel giro di pochi mesi riconosciuta da parte della legge. Io non so se c'è qualcosa in particolare che diciamo interessava sapere rispetto a quelli che sono gli interventi che noi portiamo avanti. Nel nostro caso la gestione del rifugio è molto più legata al turismo esperienziale che non alla gestione diretta dei pernottamenti e dei passi, perché abbiamo una struttura molto molto piccola che non può ospitare più di 10 persone contemporaneamente, e quindi deve essere necessariamente legata a delle esperienze che si possono fare. Quindi lavoriamo come guide utilizzando il rifugio per poter proporre delle esperienze. Questo è l'unico modo che abbiamo in qualche modo trovato per poter rendere sostenibile questo tipo di processo. Se lo dovessimo analizzare con la sola vendita di panini o di singoli posti letto, è un qualcosa di molto difficile, considerando l'intervento privato che è stato fatto, da poter sostenere da un punto di vista economico. Situazione che magari può essere diversa all'interno di strutture che sono state recuperate con fondi pubblici, che vengono messe a bando magari con delle situazioni di più facile gestione. Ribadirei un concetto importante, te lo chiedo io, visto che, come dire, è polemica fresca, e che, no, tanto poi ci torno io, per cui se non lo dici tu lo dico io, ma visto che c'è Radio Parco, ti ringraziamo. Dicevo, visto che c'è Radio Parco, approfitto di Marcello che mi ha chiesto poi se vuoi mi aiuti, per cui mi inserisco. Ricordiamo che il rifugio di Terra Egna da novembre a marzo, lì dove le condizioni meteo e di innevamento non consentono, perché c'è il rischio valanghe, il rifugio è chiuso. Siccome c'è una manica di scienziati che evidentemente si appella, non si sa bene che cosa, tra le altre pratiche virtuose della gestione del rifugio di Terra Egna, perché stiamo parlando di quello, metterei anche, ma questo lo dico in aggiunta a quello che dici tu, cioè della sostenibilità economica della gestione, che un soggetto privato di cui si è fatto carico ristrutturando la struttura e gestendola come rifugio esperienziale, quindi non per vendere la Coca-Cola e i panini preconfezionati in quota, ma vendendo dei prodotti del territorio
e soprattutto avendo la massima cura e il massimo rispetto di chi lo frequenta, e quindi lì dove cade la neve, da novembre a marzo, da novembre ad aprile, il rifugio è chiuso. Sì, questo è veramente... Speriamo che questa precisazione del direttore sia stata colta da tutti e che rimanga molto chiara nelle teste e forse nelle orecchie di chi ascolta. Grazie. Sì, nel senso, sottolinei chiaramente questa particolarità dell'area. Ancora una volta il rifugio, ma questo lo prevede di per sé anche la normativa di chi gestisce i rifugi, è affidato a persone che si occupano di escursionismo in montagna, e quindi che a priori sanno, anche grazie fortunatamente alla formazione che hanno, se è il caso di attivare delle attività su determinate zone, di per sé nell'ambito della classificazione del rifugio, a seguito anche di quella che è stata la delibera della giunta regionale del 2021, che quindi ha pubblicato quella che è la carta di aree soggette a potenziale pericolo di valanghe, si è adottato questo criterio della chiusura di fatto invernale, a meno che non ci siano delle situazioni di mancato innevamento o di sicurezza che permettano la gestione in totale sicurezza. Dicevo a rinforzo anche della, come dire, dell'investimento, ripeto, ribadisco, di rispetto delle regole fondamentali, ma di come un soggetto privato evidentemente non gestisce quel luogo per, come dire, per viverci, per campare. È un'integrazione dove c'è un grandissimo investimento di professionalità e di risorse, e questo credo che sia un tema centrale, tirato fuori all'inizio dal Presidente, ribadito da Marcello, dai sindaci che sono intervenuti, ma che è centrale, perché se non si fanno investimenti, poi se volete ne parliamo, evidentemente il territorio continua ad andare in una direzione che non è quella che aiuta il turismo. Grazie per averlo sottolineato. Grazie, buona serata. Umberto, io ritengo che stiano emergendo, no, degli aspetti che poi vedremo di mettere in conclusione in maniera, in un ragionamento unico e anche prospettico. Noi questa sera non parleremo di aspetti tecnologici, non credo che non sia questo la finalità, cioè noi non ci interessa per quanti serbatoi abbiamo bisogno in rapporto all'acqua, in rapporto alla frequentazione teorica di abitanti equivalenti, delle vascherine, di lubrificazioni, di nuvole, quanti kilowatt, questa cosa la lasciamo alle fasi successive, che certamente potrebbero essere molto interessanti, però non è questo. Oggi ci siamo riuniti, e non è la prima volta, devo dire, in questi miei 15 anni, 20 anni, che prendo parte, e tanto che ora, insomma, chiamerò chi ha affrontato questo aspetto già qualche anno fa. Però credo che sempre di più oggi questi tempi per poter affrontare con serenità, senza demagogia, perché non ci appartiene la demagogia, come ho appena detto, possono trovare un momento di più serena e cospicua e concreta realizzazione. Le attività di montagna sono salite le attività sia come frequentazione sia come professionalizzazione, cioè abbiamo più professionisti della montagna, soprattutto accompagnatori di media montagna, ora con questa nuova figura degli ADAE, e comunque c'è questo movimento. Io sono felice di questo, no? Perché non possiamo dire che la montagna ha bisogno di attenzioni, queste sono attenzioni, sono professionalizzazioni che fanno bene al tessuto socio-economico della montagna. A queste dobbiamo rispondere vedendo quello che possiamo fare, quello che possiamo dare, no? Quello che chi, noi tutti, ognuno con il proprio ruolo, al Presidente Cannata, al direttore, ai sindaci, alle associazioni che sono fenomenali per animare, per rimbalzare, per tenere caldo l'argomento, agli operatori più scientifici, tecnici e agli operatori politici. Noi questo ci prefiggiamo, e credo
Giuseppe Rossi a stare qui con noi. Perché ho detto questa cosa? Perché se ricordo nel 2012, insieme al comune di Rovi, quando Antonio Di Santo aveva i pantaloni corti, all'epoca ancora, forse li ha ancora, pantaloni corti ce l'ha soltanto Gaetano. No, perché così mi vede il presidente, se ho capito bene c'è il presidente che ti ha salutato. Ebbene, noi in quegli anni insieme al CAIA proponemmo un piano, parlate bene, non l'abbiamo chiamato progetto, perché qualche già ha una dimensione operativa, cioè piani, prospetti, sezioni e quant'altro. Un piano significa che noi abbiamo pensato che, e questo è l'indirizzo e i contenuti di questo piano, un piano del rifugio strategico, diffuso orale, diciamo, anche di moda, no? Dopo l'esperienza di Pietro, no? Abbiamo pensato questo, cioè siccome ci sono diversi edifici in quota, potrei distinguere tra edifici e edifici, nel senso che io li chiamo edifici perché non sono classificati, non perché. Se vogliamo li chiamiamo rifugi, mettiamoci d'accordo, ma soltanto perché è come chiamare un nonno, pure lo zio, che è un amico di famiglia, zio. Però di fatto dal punto di vista proprio regolamentare non sono rifugi. Quindi diciamo l'affetto a certi li chiamiamo rifugi, però non lo so. Bene. Siccome avevamo visto che c'erano diversi edifici, molti edifici, devo dire, allora volevamo, selezionandoli, perché ripeto, non tutti possono partecipare ad una rete, non tutti di questi possono partecipare a una rete effettiva, concreta, abbiamo avviato questo progetto. L'esito di questo progetto è concreto, incredibile, adesso è incredibile, è concreto. Comune di Opi ha i tre bivacchi, però con il primo lotto a Costa Natale, Forcone e Valle Fretta, e poi si è aggiunto il Monte Marsicano, poi c'era Villetta con la Montagnola e Acquaviva, poi c'era Campitelli con il rifugio di Campitelli, e poi in una seconda fase, ecco, si sono aggiunti il rifugio del Diavolo, il rifugio della Cicerana, insomma Terra Egna. Insomma, come vedete le cose poi accadono, e sono accadute perché in qualche maniera sono state avviate, e quindi riconosco questo merito che l'hai avviato, e poi non sono state ostacolate, quindi io riconosco, non c'è Antonio Carrara, e quindi voi, se ne stiamo parlando significa che avete tutte le buone intenzioni per portarlo avanti e per aggiornarlo quel piano, perché è evidente che ci sono ulteriori istanze. Quindi io di nuovo grazie, ti lascio la parola e di quello che vuoi, perché se pensi che tu ti senti a casa, senza modo di aver fatto il taglio potente il sindaco a Donna Civita. No, in alto. E poi bisogna parlare vicino, sono un po' di tempo. Sì, grazie. Buonasera a tutti, un ringraziamento particolare, grazie per l'invito ovviamente alla promozione di Pescassero, di Gaetano, al CAI, amico Corrone, all'Ente Patro ovviamente, per questo progetto che ho visionato, diciamo, recentemente, come si è sviluppato, come diceva appunto il dottor Corrone. Qui la mia funzione è, come si è detto all'inizio, quella di raccontare l'esperienza da sindaco, perché oggi sono sindaco da pochi mesi di Civitella del Ferreggio, che non è una lunga esperienza, e quindi mi permetto di sconfinare nell'esperienza personale per quanto riguarda i rifugi del parco, che è l'unico rifugio che è stato nel territorio del comune di Civitella del Ferreggio. L'esperienza che è partita da giovane, quando io da ragazzo, appunto appassionato di montagna, frequentavo, essendo nato in montagna naturalmente, frequentavo i due rifugi del mio territorio, che era il rifugio della Liscia, l'unico del rifugio della Fedele,
rifugi di Mosca Resoni, che è uno dei rifugi che non è nel comune di Civitella Federna, però viene raggiunto facilmente attraverso un itinerario, uno degli itinerari più importanti del parco, che è l'itinerario della Val di Rose, che sta nel comune di Barrea. Ecco, io da ragazzo frequentavo questi rifugi, quando i rifugi venivano, per così dire, concessi, affittati dall'ente parco attraverso i suoi uffici di zona, all'inizio anche attraverso i comuni, attraverso i famosi rappresentanti locali dell'ente parco, che erano i cosiddetti consoli dell'ente parco, perché diciamo, dopo la ricostruzione dell'ente parco c'era ovviamente la presidenza e il consiglio di amministrazione dell'ente, ma poi c'erano dei rappresentanti locali scelti dall'ente parco che fungevano da tramite, diciamo, da tre riunioni tra l'amministrazione del parco e i comuni del parco. E questi consoli del parco appunto avevano anche la funzione di gestire, tra virgolette, perché era volontariato, i rifugi in quota. E io ricordo che andavo a Villetta Parrea, dove c'era Nandino, il famoso Nandino, che consegnava anche in alcune circostanze le chiavi del rifugio di Forcarisone e le chiavi del rifugio della Liscia. Questi rifugi hanno funzionato fino a metà degli anni Ottanta, sostanzialmente in questi pezzi, cioè attraverso gli uffici di zona venivano consegnate le chiavi agli escursionisti che volevano pernottare, perché lasciavano ovviamente una documentazione proprio a garanzia, diciamo, del corretto uso dei rifugi medesimi. Il rifugio della Liscia in particolare, quindi torno a parlare del rifugio del mio comune, è stato utilizzato in particolare specialmente per il servizio di sorveglianza del parco, che appunto esercitava la sorveglianza e nello stesso tempo esercitava anche una funzione importantissima, già dall'epoca, oggi ancora altrettanto importante, che era la funzione, diciamo, di sensibilizzazione e di educazione anche degli stessi escursionisti che raggiungevano il rifugio della Liscia. Le guardie del parco presidiavano quel rifugio, ci restavano a turni evidentemente per 4 giorni e soprattutto avevano la funzione di illustrare, di spiegare, diciamo, le caratteristiche di quell'area destinata peraltro già a riserva integrale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, la prima riserva integrale di un parco nazionale d'Italia, dobbiamo sottolinearlo questo, istituita nel 1972. Attraverso un accordo tra ente parco e comune di Civitella Federna. Fino a metà degli anni Ottanta il rifugio ha funzionato abbastanza bene da entrambi i punti di vista, poi proprio perché il riserva integrale non è stato più concesso in uso agli escursionisti, ha conservato la funzione di presidio per quanto riguarda la sorveglianza ed oggi, però da un po' di tempo, risulta chiuso sostanzialmente, quindi non ne conosciamo almeno per quanto riguarda le condizioni anche dal punto di vista strutturale. Io ritengo però che il rifugio andrebbe recuperato, in particolare proprio perché è al centro della filiale di Guerra Mosciato, proprio per l'utilizzo del parco immediatamente, soprattutto per la sorveglianza e anche per la ricerca scientifica, perché una riserva integrale della ricerca scientifica di assoluta rilevanza. Da giovane ho fatto molte esperienze in questi due rifugi, ripeto, ci ho dormito molto spesso, mi divertivo, noi andavamo per divertirci con i coetanei anche a fare le feste serali qualche volta, insomma, allora la normativa era molto più tollerante da questo punto di vista, non si era definita ancora, diciamo, la linea di gestione delle aree naturali protette, ma poi quello successivamente. Oggi però vorrei fare una proposta per quanto riguarda appunto la mia funzione di sindaco di Civitella Federna. A parte il rifugio della Liscia che esiste, noi disponiamo sempre nell'anfiteatro della Camusciale di due immobili. Uno, non so se si presteranno poi a fungere, diciamo, da rifugi così come li interpretiamo oggi, però possono essere dei luoghi di arrivo, di approdo, dei cammini, perché attraverso il nostro parco nazionale. Uno è proprio alla base della Camusciale, dove c'è l'area attrezzata di accesso, e uno, diciamo, un immobile sottoutilizzato, anzi quasi per nulla utilizzato se non in qualche circostanza, diciamo, particolare. E uno invece nei pressi del vecchio piazzale di arrivo della Camusciale, proprio ai piedi dell'anfiteatro.
che penso possano essere utilizzati anche per dare loro una funzione, oggi sono chiusi sostanzialmente, una funzione diciamo escursionistica ma nello stesso tempo anche educativa. Possono essere, come dicevo, luoghi di arrivo di tappe, di trekking e di cammino. A Civitella Alfedena noi ospitiamo la tappa finale del cammino istituito recentemente, che è la Via dei Lupi, che parte da Castel Madama, ha alcune, diciamo, percorso molto interessante di oltre 100 km, diverse tappe, da 5 a 8 tappe, a seconda anche dei, diciamo, dei tratti paralleli che vengono seguiti, e che può essere fatto sia in gruppo, quindi in escursioni organizzate, comunque auto-organizzate, sia individualmente. Infatti oggi comincia a essere frequentato anche da escursionisti individuali che raggiungono Civitella Alfedena. Noi nel mese di luglio abbiamo poi, al termine diciamo, di una escursione, definiamola così, organizzata, che parte da Castel Madama e dura 5 giorni, organizziamo anche un evento di discussione, diciamo, di confronto sui cammini, non tanto sui cammini. Quindi proporrei, è una nostra idea, insomma, al Club Alpino e all'Ente Parco di discutere eventualmente della destinazione di questi due immobili, anche per renderli utili, diciamo, solo utilizzabili, ovviamente non a scopo economico, quanto a scopo culturale, diciamo, escursionistico, per rendere diciamo, un servizio alla comunità a titolo culturale, a titolo di offerta di un certo tipo di escursione, di un certo tipo di turismo, che è appunto il turismo lento, che si collega benissimo, diciamo, a queste risorse. Sottolineo e chiudo ovviamente che questi due rifugi si trovano anche lungo il cammino che si sta creando, anche se con difficoltà a mio avviso, del tratturo del Stassero di Candela. Poi ci sono altri mobili della Cavosciana, di cui però potremo discutere. Stiamo cercando in questi mesi, abbiamo ripreso, diciamo, cerchiamo di risalire ai proprietari, perché c'è un immobile che noi chiamiamo subito proprio per la sua forma, per cui non chiediamo il guerra, che anche lì è praticamente abbandonato e chiuso, ma non sappiamo di che la proprietà. Se riusciremo a risalire ai proprietari potremo acquisire al patrimonio pubblico e destinare anche quello a un utilizzo di fondo. Grazie per avere valore, io auguro un grande successo a questo progetto, che appunto pensando molto genericamente all'epoca, ma credo con piacere che sta progredendo. Un saluto. Grazie. Fatto sul belvedere liscia, non so, magari tra la che ha fatto. Andato fuori per prendere. Il presidente Cannata è esondato, non vi era dubbio, era un forte rischio. Per vedere liscia, nelle mie ricerche all'archivio del parco a Villetta, uscì fuori a un certo punto un documento così anche singolare, quando il potestà concesse al momento della costruzione, siccome non so chi di voi conosca quella zona, prima era, si vede che era proprio un versante, no, un piano inclinato, per consentire la realizzazione del belvedere liscia, autorizzò l'utilizzo dell'esplosivo della dinamica, quindi insomma è una cosa, diciamo, simpatica. Alle 7:30 noi chiudiamo questo incontro. Ci sono ancora qualche intervento, quindi a cui chiederò diciamo di tenere conto, ecco, di questa nostra esigenza. Chiamo il comune di Villa Vallelonga, anche se non è amministratrice, ma Marina Buschi del CAI Vallelonga, perché loro hanno in custodia, gestione, il rifugio di corpo dell'orso, e siccome stanno facendo un grande lavoro di promozione, anche di tutela e di custodia, io credo che sia da dare merito a loro
quindi anche di utilità, perché poi nelle conclusioni vedremo che sta emergendo che il rifugio non ha un'unica, da parte vostra, un'unica lettura, ma ci sono varie letture. Prego. Grazie Marcello, buonasera a tutti. Presidente, buonasera intanto. Sì, allora, buonasera, grazie. Il rifugio di Coppo dell'Orso è un rifugio particolare, carinissimo, è stato citato come il rifugio più romantico dell'Appennino. E sì, io infatti sta lì non sente. È un rifugietto carinissimo, a 1900 metri di altezza circa, ed è stato costruito nel 1927 ed è stato dato in gestione, diciamo, a noi di CAI, ma è stato poi ufficializzato nel 2020, sì, con il comune di Villa Vallelonga, perché appartiene al comune di Villa Vallelonga. Allora, io confermo quello che dice Marcello Bonone, perché per noi, anche per noi, è un maestro, è un presidio, cioè per noi il rifugio non è andare su, dormire, fare scoccia, casini, eccetera, è un tener conto del territorio che ha, che c'è. E tanto è che quando nel 2021 abbiamo fatto questa run, giusto Marcello? Sì, su, abbiamo tenuto conto del territorio che c'era a Valle, quindi di Villa Vallelonga, quindi degli usi, dei costumi, e è impensabile andare in un rifugio senza tener conto della valle, ed è la prima cosa che bisognerebbe fare. Io vorrei ringraziare i ragazzi del servizio civile, perché sono, diciamo, gli unici più giovani qui presenti, e vorrei invitare chi amministra, chi svolge, chi fa queste cose, insomma, si occupa delle economie locali, di dare più fiducia ai ragazzi, insomma, perché loro meritano, e non è possibile, insomma, che poi alla fine debbano andare all'estero, come poi è successo a mio figlio. Mio figlio si trova in Francia e non è giusto, quindi bisogna farli rimanere più giù. Grazie Marcello. Grazie. La brevità e della scioccatezza. Allora, siccome Antonio Di Santo è abituato ai convegni, perché ne fa 3.000 anni, io chiedo a Eustachio di venire qui con una brevità che non voglio dire che comprima la qualità del tuo. Vorrei, intanto hai parlato, parlerai due volte. Hai scritto tantissimo. E quindi allora, vorrei che appunto una brevità di 3 minuti. Gli inglesi intervengono alla Camera e hanno massimo 5 minuti e riescono a dire due ragioni. Allora, una contea. Dunque, io sarò veramente telegrafico, stanno emergendo delle questioni molto interessanti e emergono delle grandi potenzialità. Ritengo che sia importante che queste potenzialità vengano legate tra di loro con il famoso filo di Arianna. Cioè, va messo a sistema il tutto. E per mettere a sistema il tutto è necessario che il parco, nel festeggiare i suoi 100 anni, promuova un progetto preliminare che vada a fare il censimento di tutte le, come dire, le emergenze che insistono sul territorio, verificarne il costo. Vede Presidente, i soldi ci sono. Ascolto perfettamente, è la base di tutto, c'è già un lavoro che il dottor Savarone ha fatto sulle richieste. Mi fa piacere, Presidente, io e lei già su questo argomento ci siamo intrattenuti. Io non voglio sforare i 3 minuti, quindi fare questo censimento di tutti i beni che insistono sul territorio, realizzare un progetto che preveda poi una gestione unitaria come regole, salvaguardando l'autonomia dei singoli comuni. E
realizzare la carta, io la chiamo la carta degli stazi, non mi soffermo, e per arrivare al sentiero degli stazi. Quindi fare questo progetto, un progetto preliminare fatto di regole che valgono per tutti, per me lo dovrebbe fare il parco per festeggiare in maniera veramente innovativa e un po' visionaria, se volete, i suoi 100 anni, e cercare le provvidenze. I soldi ci sono, Presidente. Molte volte noi non abbiamo i progetti da agganciare ai bandi, che agganciare all'opportunità che varie leggi ci mettono a disposizione. Ecco, lavoriamo per il progetto e lavoriamo solo, diamocelo questo progetto. E andremo veramente a realizzare una innovazione che non voglio che sia da copiare al nord, perché hai detto bene ieri tu, cioè non è possibile mangiare gli spaghetti in un campo base a 5.000 metri nell'Himalaya, come ci ha ricordato. Noi dobbiamo mantenere la nostra identità per territorio, e su questo aspetto ognuno di noi deve essere geloso delle sue cose. Chiudo, con tutto il rispetto che si deve alla vostra funzione, direttore, alla funzione del presidente della Comunità del Parco, che mi auguro vorrà portare in discussione questo discorso all'interno della Comunità del Parco, dove siedono tutti i rappresentanti dei territori, e verificare se questa proposta può essere sposata o meno, perché anche può essere che insomma uno solo la veda così, di altre maniere diverse, se non lo finisco. Dunque, nel pieno rispetto delle vostre competenze, questo progetto, insomma, io lo vedo limitato nel momento in cui noi non andiamo a rivedere certe scelte che, almeno per quanto mi riguarda, creano delle, come dire, delle difficoltà, dei dubbi sulla questione legata ai divieti. Cioè, io penso che noi dobbiamo, lo dico anche al presidente che si distrae sempre, al presidente della Comunità del Parco, ecco, noi dovremmo ripensare sulla opportunità o meno dei divieti che sono stati istituiti sul territorio per quanto riguarda l'impossibilità per i cavalli e per le montagne di attraversare le riserve interiori. Le riserve interiori hanno una normativa stringente, noi la possiamo far diventare ancora più stringente di quella che non è, possiamo arrivare al contingentamento, possiamo arrivare dove ci pare, ma il divieto è una brutta cosa sulla quale vi prego di riflettere. Grazie. Grazie. Sì, sì, allora, chiamo Maurizio. Non so se non c'era una, diciamo, un accordo. Scusa, ricordami, io ti dico, io dico, io mi presento, cavaliere dei tratturi della Valle di Comino, cavaliere dei tratturi della Valle di Comino, non immagino, diciamo, una carta intestata, cioè, è dura. Vabbè, era una questione di identità, allora, tre minuti, ma perché ti chiamo non per i cavalli, non parlo dei cavalli, ti chiamo perché voi avete in custodia, in custodia, un rifugio, ecco, tre minuti, guarda, li metto qua, vai. Allora, intanto tengo a precisare una cosa, Simone ha fatto una bellissima presentazione del sentiero Sipari, parlo in modo svelto per dire quei tre concetti che ho. Buonasera Presidente, è un piacere conoscerla, il direttore conoscevo il vecchio Presidente Antonio Carraro, che ha caldeggiato la prima parte del sentiero Sipari, dovete sapere è stata realizzata da noi, dalla nostra associazione con i nostri 50 soci che vengono da Roma, vengono da tutte le parti della provincia di Frosinone, abbiamo anche i soci di Napoli che ci sostengono. L'abbiamo fatto senza soldi questa cosa qua, i primi 7 km del sentiero Sipari sono stati fisicamente realizzati da noi, abbiamo rimosso una cosa con un migliaio di pietre e macigni che avevano ostruito fisicamente. Parlo di questa cosa fisica perché si parla di tantissime cose, e come ho detto già ieri sera è fondamentale che vengano fatti questi incontri che portino in avanti il pensiero e la progettazione da professionisti e da professori che possano dare un senso a quello che è il parco, sia alla custodia degli animali
e dell'ambiente, ma anche alla valorizzazione e a poter permettere alle persone di amarlo, culturalmente proprio amarlo, e quindi trovare una chiave di lettura in questo. Quindi, prima cosa, fisicamente oggi abbiamo fatto 5 ore, siamo venuti a cavallo per festeggiare questo sentiero Sipari, perché domani ripartiremo con le persone a piedi e rifaremo al rovescio per testimoniare proprio la vicinanza, quella che è tra la Valle di Comino, e ecco il nome Valle di Comino, perché non volevo centrare su Alvito questo discorso, perché Alvito sì, è un paese importante, ma io ho sempre ragionato in termini di valle, tant'è vero che abbiamo soci di tutta la Valle di Comino. Giustamente ad Alvito abbiamo fatto da padrone, perché tutta la parte di Fossa Maiura, dove c'è la seconda Donina Garzia più grande d'Europa, era semplice realizzare là. Abbiamo fatto 140 km di sentieri, ragazzi, fuori dal parco, tabellati e ripuliti. Abbiamo fatto delle bonifiche, l'ho detto anche ieri sera, non l'ho detto mai pubblicamente, abbiamo rimosso una cosa come 80 quintali di immondizia, 10 quintali dietro differenziali, abbiamo riportato alla naturale bellezza tutto questo. Ora, arrivando al punto, fisicamente bravi ai miei soci, lo devo dire, perché li devo motivare, perché non lavorano per soldi, lo fanno il loro tempo libero, e quindi dobbiamo battere le mani e devono essere motivatissimi. L'aspetto sociale secondo me è fondamentale per il parco, le associazioni serie che ruotano intorno al parco sono fondamentali, perché aiutano a costruire cultura, tant'è vero che dopo una lotta di 5 anni abbiamo ricevuto in gestione il rifugio di Vallattara, perché dovete sapere che Vallattara ha il Monte Tranquillo ha due rifugi. Ne ha il rifugio nel versante abruzzese, giustamente l'Abruzzo è la regione forte del parco, perché il parco sta in Abruzzo, però molti territori giustamente concessi dalle regioni vicine, che hanno portato ampliamento alla potenzialità dell'aspetto naturalistico e anche per gli animali, diciamo. Abbiamo avuto questo rifugio in gestione e adesso noi vogliamo sistemarlo e riportarlo lo faremo sicuramente. Lo vorremmo tenere però in un ambiente ci è stato affidato come associazione, quindi per i soci, quindi sarà limitato a delle esperienze legate ai soci, ma la cosa che vorrò fare è dei progetti con le scuole, e qua poi quando sarà il momento cercherò di contattare il parco, perché mi interesserà. Perché la cosa fondamentale è creare cultura, cioè bisogna che il parco faccia sentire la sua presenza e la sua vicinanza nei territori limitrofi, perché in Abruzzo si è capito che cos'è il parco. Io vi assicuro che vivo l'altro versante, il versante della sede del parco, tanta gente non l'ha capito, e la gente vive anche di dispetti, purtroppo, e quella è anche ignoranza, e noi dobbiamo cercare di portare i giovani culturalmente ad amare il parco, facendoglielo vivere. E qua mi rifaccio all'articolo 16 della Costituzione, dove non ci sono limitazioni sul territorio, tranne che per motivi di sicurezza e di sanità. Mi è piaciuta questa cosa qua, e mi è piaciuto l'intervento. Mi piacerebbe anche di poter andare organizzandolo, non magari liberamente, ma partendo con il parco, anche delle visite insieme al parco a cavallo nelle riserve integrali. Io non sono andato mai in una riserva integrale, te lo dico, io non sono mai andato, però piacerebbe andarci a cavallo, per esempio. Allora magari non è possibile farlo in modo massiccio, benissimo, però organizzare dei piccoli eventi legati a far capire la bellezza del territorio. Chiudo, vi ringrazio di avermi fatto parlare, è stato un piacere conoscerla Presidente, spero di conoscerla dal vivo quanto prima. Grazie al Direttore sempre della sua grandissima ospitalità, e grazie a tutti. Costantemente ho dato l'attenzione esattamente al versante laziale, perché ero convinto che ci fosse una necessità di garantire una migliore attenzione verso quella realtà, come verso il versante molisano e ovviamente il versante storico, che è quello della Bruzzo. Grazie Presidente. Sì, l'ultimo intervento, poi c'è Luciano e poi... Poi svenite qui. Guardate che ho detto. C'è Leni. Gli avete detto, torrente in piedi. Ora, se la prende la meridiana. Sì, ora, Antonio ha un minuto e mezzo. Ecco. Non hai sentito? Ma di solito sono... Marcello lo conoscete tutti, ha rappresentato anche per noi ad Obligo, prima detto che nel 2012 abbiamo iniziato questa esperienza, io ero al primo mandato da assessore, e quindi abbiamo insieme pensato che i rifugi, chiamati volgarmente, diciamo così, rifugi, potessero essere una risorsa in più per questo territorio.
quei rifugi che di fatto sono dei privati, degli stazi, per i quali discutiamo spesso anche con il direttore sulla modalità di fruizione, se è giusta o sbagliata, se è da correggere, sono effettivamente diventate un'opportunità per questo territorio. Per territorio non intendo solo il territorio di Roma, intendo tutto il territorio del parco, perché quel rifugio diffuso di fatto si è realizzato da quella intuizione, è nato un modo diverso di affrontare diciamo così, il percorso di alcune valli, e queste valli, che poi sono, per quanto riguarda Ubi in particolare, la Val Fondillo e la Valle Fredda, e sono i due rifugi più frequentati, poi c'è il Monte Foccone, sul quale spesso affrontiamo il tema con il direttore, perché il rifugio è, diciamo, in un'area di riserva integrale, bandisce la riserva integrale, e poi c'è il rifugio del Monte Marsicano. Di fatto dico che hanno cambiato un po' il modo di fruizione di quelle valli, perché in particolare quello della Val Fondillo e quella della Valle Fretta si sono poi intersecati con un'altra intuizione che avevamo all'epoca, che di fatto anche quella si è realizzata, confluiscono in un hub, detta in inglese, ma insomma in una sorta di centro unico, che è quello della Val Fondillo, che era in passato di fatto un parcheggio per le auto da dove si partiva per svariate escursioni. Adesso è diventato un polo turistico che però non fa solo, tra virgolette, economia sostenibile, perché permette a delle persone che stanno in loco di operare all'interno della valle o intorno ad essa, ma permette anche al parco di avere un presidio sul territorio. Quindi il punto vero di tutto questo che ci stiamo raccontando è che Umberto, non so se è andato via, Umberto l'Ecotour e tutti, Umberto Wildlife sarebbe, insomma tutti i nostri operatori, tra l'altro Umberto è anche una delle agenzie di incoming, cosiddetta incoming, che si è in qualche maniera evoluta l'agenzia di incoming, e questo è anche il sinonimo di evoluzione del nostro territorio, perché le agenzie insieme con le associazioni escursionistiche, in particolare con il CAI, ma anche con le guide ambientali, o con gli accompagnatori di media montagna, non fanno altro che aiutare, io la vedo così, insomma, aiutare il parco ad essere più presidiato, perché l'evoluzione della conservazione, questo parco lo ha insegnato anche ad altri territori, è proprio quella di riuscire ad avere una custodia intrinseca in ognuno di noi, cioè ognuno di noi diventa appunto custode dei valori della conservazione, e questo significa che se noi abbiamo più presidio sul territorio riusciamo a conservarlo meglio, ma riusciamo anche a dare quell'autenticità al territorio di cui ha bisogno, perché chi viene a visitarci non ha bisogno di avere l'industria turistica a 2000 metri, almeno in questo territorio non cerca quello, cerca un'autenticità probabilmente, e quell'autenticità la trova in questo equilibrio straordinario che noi abbiamo tra la conservazione della natura e lo sviluppo, chiamiamolo socio-economico. Perché io credo che noi non ci possiamo mettere a competere con territori che fanno turismo montano in maniera, concedetemi il termine, semi-industriale o quasi industriale, perché non abbiamo quei numeri. Abbiamo però dei numeri che ci permettono di fare un turismo montano di qualità, con dei riferimenti naturalistici eccezionali, che Sipari già in qualche maniera ha detto già 100 anni fa. Quindi credo che la strada sulla quale dobbiamo continuare ad andare sia proprio quella di coniugare la conservazione e lo sviluppo, ma tenendo ben presente che la cultura, il paesaggio, tutto quello che intorno ad essi gira, li tiene uniti in un circolo direi virtuoso che fa crescere l'uno e fa crescere l'altro. Grazie. Grazie. Avete assistito a una cosa. Se è registrato, guarda, ci voleva Sipari. Ora io credo questo di organizzare in questa maniera, anche se sono in qualche minuto, ma ci sono temi che sono stati posti che non sono di poco conto, quindi vorrei propongo Luciano. Poi il presidente, insomma, una riflessione su quello che ha ascoltato, e poi insomma, devi chiudere tu, perché con la stessa concorrenza di Antonio. Noi diciamo sono uscite fuori alcune cose che cerco di sintetizzare, sulle quali diciamo in qualche maniera, non so se poi sia Luciano che
il direttore che il presidente potranno in qualche maniera intervenire oppure hanno la loro, diciamo, necessità di dire altro. La pianificazione, cioè nessun intervento ad oggi può essere non consentito, insomma può non essere ricompreso in una pianificazione, la prima cosa. La seconda cosa è l'investimento pubblico, perché come ci ha detto Umberto, l'investimento pubblico consente anche una maggiore flessibilità d'uso al rifugio, che può cogliere anche un senso pubblico maggiore. Dico una cosa tutto sommato semplice. Terzo aspetto, un adeguamento edilizio, che ricordo che senza adeguamento edilizio la disabilità non è pensabile poter utilizzare il rifugio, non sono cose di poco conto. E il quarto aspetto è la gestione identitaria. Ecco, questi quattro punti credo che siano proprio i punti che sono in qualche maniera usciti: pianificazione, investimento pubblico, regolarità edilizia e gestione identitaria. Su questo io passo la parola a Luciano. Hai guarda, siccome Antonio, il costo è 30 secondi. Sei contento, vai, 5 minuti. Allora, grazie, perché è stato un pomeriggio molto interessante. Ringrazio Gaetano, che nella sua disordinata confusione però riesce a mettere assieme sempre dei temi molto interessanti. Ringrazio ovviamente la Fondazione, ringrazio il CAI e ovviamente i ragazzi qui del parco, che hanno organizzato il pomeriggio e quindi l'ospitalità. Marcello per aver coordinato molto bene questo pomeriggio. Io ho preso una paginata d'appunti, un po' di cose ce l'avevo in testa, molte cose sono venute al volo, due risposte a quello che dici: il finanziamento pubblico, il rifugio di Passo del Diavolo è stato rimesso in piedi con un finanziamento pubblico, ma sono 8 anni, 6 anni, 5 anni che il comune non riesce a trovare un soggetto gestore, pur avendo fatto, come ci ha detto il sindaco, più e più volte interventi e più volte i bandi. Quindi non sempre serve semplicemente il finanziamento pubblico. La cosa che manca, come dire, il mio piccolo punto di vista, è che sul territorio siamo ancora ancorati ad una vecchia concezione dell'imprenditoria turistica, soprattutto questo tipo di imprenditoria turistica, e Umberto, così come Cesiglio dall'altra parte, ne sono, vale a dire, Terra Egna e Cicerana, sono loro l'espressione. Ci vogliono gli investimenti di qualcuno che decide di investire se stesso, le proprie risorse, e mettersi in discussione. Solo con i finanziamenti pubblici non andremo da nessuna parte. Ovviamente sulla pianificazione sarà sentire, ma il parco ha presentato il suo piano, era già dal 2010, tutti i piani sono i piani regolatori comunali, sono stati recepiti. Ora il piano noi l'abbiamo pubblicato, ci stanno 45 giorni per la VAS, 60 più, come dire, non è che staremo lì a cronometrare i secondi, l'indicazione del presidente è chiara, per cui come dire, se qualcuno l'osservazione al piano del parco arriva il giorno dopo, una settimana dopo, certo non possiamo riscrivere la legge da questo punto di vista, perché la legge l'hanno fatta altri, non è che il presidente del parco può dare una deroga, qualcuno si sveglia e dice di che cosa state parlando, ma è chiaro che se arriva, d'altra parte l'abbiamo fatto anche in sede di VAS, questo lo dico a beneficio di tutti. Ringrazio Radio Parco, che ovviamente è sempre a supporto. Questione risorse, Peppe Rossi, che purtroppo se n'è andato, Eustachio Gentile, che l'hanno vissuta più direttamente, come dire, sono bravi, buoni testimoni, ma tu hai raccolto questa cosa. Il parco ha un patrimonio immobiliare importantissimo, ma quel patrimonio immobiliare importantissimo, ed era una delle cose che tu hai richiamato, cioè l'adeguamento, c'è un rifugio che a me, io sono 3 anni che faccio il direttore, il 30 settembre saranno arrivate almeno 4 domande, che è quello che sta a Forca d'Acero, sta in mezzo alla strada, teoricamente potrebbe essere concesso, ma non lo possiamo concedere perché non è a norma. Non possiamo nel 2021, 22, 20 dare a un soggetto privato una struttura che non è a norma. Allora lì viene fuori il problema risorse, che grazie a dei fondi del Ministero dell'Ambiente, la famosa misura Parchi Clima, abbiamo messo a giro. Ovviamente abbiamo dovuto prima sistemare, come dire, la casa, perché prima ti aggiusti casa e poi ti aggiusti il rifugio, e quindi
dando una grande attenzione ai comuni. Molti comuni ovviamente hanno avuto questa attenzione, non tutti i comuni, ma perché le risorse non c'erano per tutti. Poi il Ministero prima aveva detto che la misura sarebbe andata avanti quest'anno e l'anno prossimo, poi evidentemente forse il caro bollette, i soldi ne hanno tolto, però diciamo che le risorse ci sono state. Morale della favola, e richiamavo Peppe Rossi e Eustachio Gentile, il parco, come dire, è andato incontro ad una piccola crisi finanziaria, ha dovuto tappare in 16-17 anni un buco multimilionario di euro, allora investimenti sulle proprie strutture non ne ha potuto fare, e questo ovviamente è uno scotto che voi con quel progetto del piano del 2010-12 avete potuto toccare con mano. Qualche cosa era stato fatto, poi ovviamente la normativa cambia, però di fatto la notizia qual è? Che il rifugio di Ioni, il rifugio di Forcarisulli e il rifugio di Passo, di rifugio del Campeggio dell'Orso qua sotto a Pescasselle, noi li ristruttureremo, e li ristruttureremo con i fondi per l'efficientamento energetico. Iorio è una struttura che sta in zona di riserva integrale e quindi sarà sicuramente destinata solo ed esclusivamente a sorveglianza, ricerca scientifica, e lì dove dovesse servire che tu hai una rappresentanza che ti viene, un corpo diplomatico, qualcuno che vuoi portare in montagna, è chiaro, ma non possiamo necessariamente. Gli altri due, secondo le indicazioni del Presidente, del Consiglio e via dicendo, è chiaro che sono strutture che possono entrare in un circuito che è quel circuito virtuoso. Allora, il circuito virtuoso, io volutamente, ed è stato bene che c'è stato Umberto, mi dispiace che non ci sia stato Cesio per raccontare la stessa esperienza. Allora signori, però dobbiamo decidere anche che cosa vogliamo fare grandi, perché qua ci stanno da una parte i comuni che giustamente chiedono, da un'altra parte le associazioni come il CAI che si danno da fare. Noi che sbattiamo la testa su quello che è, ringrazio tra le altre cose, l'ho apprezzato di quello che ha detto Augusto, il parco nasce dalla conservazione. Noi facciamo la promozione del territorio, supportiamo i comuni, ma il parco nasce per la conservazione, e la conservazione non è raggiunta da nessuna parte. Io apprezzo l'applauso perché dobbiamo andare con le mountain bike da tutte le parti e coi cavalli da tutte le parti. Signori, vi invito a fare, e Marcello Borrone che è esperto di questa roba, un giro sulle Alpi per vedere che cosa determina il passaggio continuato e continuo, non tanto dei cavalli, poi se volete ci torniamo, ma delle mountain bike su sentieri di montagna. Perché noi decidiamo che i sentieri di montagna tutti gli anni ci andiamo a riportare 7 metri cubi di breccia lungo tutti i sentieri, con un costo e un degrado che non è sanabile, e voi sapete bene che con l'apertura delle bici a pedalata assistita, fra un po' ci andremo con la motocicletta, ok? Allora c'è un limite, ok? Io pure vorrei, ognuno di noi vorrebbe qualcosa. In un parco nazionale probabilmente dovremmo dire: c'è la faggeta Medusa, ci vado a piedi, a cavallo posso andare in tantissimi altri posti. Abbiamo rifatto la carta turistica, abbiamo allargato, raccogliendo le istanze di molti comuni, Lecce, Gioia, Versante Laziale, abbiamo inserito tanti altri itinerari fuori dal parco, in bici, a cavallo, a piedi, col cane, pure da dove ti pare. Nel parco, in alcune zone del parco, evidentemente si chiede semplicemente non di fare un passo indietro, ma di avere rispetto per il padrone di casa. Non è una mia, come dire, fisima, mi sono svegliato e ho detto. Ci stanno documenti tecnici. La famosa associazione tutela sugli escursionisti e sci alpinisti, che tanto sta scrivendo a mezzo mondo, ha scritto al Presidente della Repubblica, non lo so se scriverà alla von der Leyen, sicuramente, probabilmente scriveranno pure a Putin, non lo so a chi scriveranno. Allora dimentica che il Parco Nazionale d'Abruzzo, e ripeto, chi è sci escursionista lo sa, nel territorio del parco gli itinerari sci escursionisti che stavano sulle guide erano 3 probabilmente. Allora, d'inverno gli orsi noi non lo sappiamo dove si vanno a rintanare. Se tu dici a tutti quanti vai dove ti pare con gli sci, c'è sempre quello, e questo è quello che accade sulle Alpi. Sulle Alpi ogni anno si apre una via nuova con lo sci escursionistico, con lo sci alpinismo, con lo sci estremo, è facile che vai a sbattere su una tana d'orso. Ma se tu vai a sbattere sulla tana d'orso e la mamma se ne va perché è disturbata, dentro probabilmente ci stanno i cuccioli. Allora noi abbiamo un dovere di tutela e di conservazione che va prima degli sci escursionisti, che all'interno del parco devono rinunciare a 2 itinerari che sono tanto amati ed apprezzati: il Canalino della Meta e Monte Godi a Scanno, ok? 2 itinerari. Ora signori, ditemi voi se 2 itinerari in un quadro complessivo di che ti metti fuori,
questo può rappresentare la morte degli sci escursionisti ancorché degli sci alpinisti. Tanti temi sono venuti fuori, fondamentalmente, ed è bello quello che hanno detto i comuni, il progetto di Eustachio, non dico nel giro di un mese, ma no, non ti dico nel giro di un mese, ma e mi aggancio anche a quello che dicevi tu sulla questione degli stazzi. È vero che non c'è contemporaneità, ma in montagna i pastori veri, quelli che portano le pecore, ci stanno da giugno a settembre, ma da settembre a maggio lo stazzo è vuoto. Nella foresta demaniale regionale Chiarano Sparvera, che è proprietà della regione Abruzzo e che con un accordo diamo una mano a gestire insieme alla regione ai carabinieri forestali, ci stanno, mal contati, vado a memoria, 20-25 strutture nei vari stazzi. Okay? Più volte all'epoca con Potena, e Eustachio se lo ricorda bene, avevamo promosso questo tipo di attività. Va benissimo, il quadro lo completiamo sicuramente, però torniamo sempre a quello che diceva Marcello. I soldi ci sono, ma poi ci vuole un soggetto che sia ovviamente privato, che investe decide di investire lì dentro. Ragazzi, speriamo, mettono a sistema. Io mi ricordo, una volta sono andato sulle Alpi, a un certo punto vedevo uno che caricava bagagli e biciclette da una parte, e chiesto, c'erano queste gente che gira con la mountain bike, a proposito, fa tappa qua, io vi porto le valigie nell'altro albergo, poi lui arriva con la bicicletta, poi da là girano. Allora, cose di questo genere sul nostro territorio non esistono, e non è solo i divieti del parco che ti vietano di fare la mountain bike forca resumi piuttosto che il marsicano, piuttosto che un numero limitatissimo di sentieri, perché se uno vuole girare il parco in mountain bike, anche svalicare, si può tranquillissimamente. Quindi lì dove, come dire, ci siano delle situazioni particolari, e questo lo dico sia ai cavalieri sia agli altri, l'evento singolo, se domani mattina il gruppo Cavalieri D decide di organizzare l'evento, li abbiamo anche organizzati, ok? Ma voi sapete benissimo che siccome la montagna non è più quella, ed è quella che ci ha fatto vedere l'architetto Borrone in quel video iniziale, che è fatto molto bene, c'è sempre qualcuno che si spinge oltre. E noi, i nostri guardiaparte, i nostri carabinieri forestali, non è che siamo stanotte e giorno a camminare, è venuta meno nel rapporto che c'è con la montagna il senso di rispetto delle regole, il senso di rispetto della montagna. Nei rifugi, quelli che avete citato, ogni tanto succede qualcosa che non dovrebbe succedere, ma tu lo sai sempre il giorno dopo, ok? E quel succedere il giorno dopo, dici, ma non è che non fai la cosa perché non riesci a controllare. No, per carità, tant'è che noi, come dire, non è che ci siamo, la struttura che abbiamo trovato la stiamo mantenendo e anzi proviamo ad implementarla. Però attenzione, il patto iniziale, quindi nel fare rete e nel fare sistema, dobbiamo sempre avere ben chiaro qual è l'obiettivo primario di questo pezzo di terra, di questi 50.700 ettari di territorio che hanno una zona esterna e che si accompagnano ad altri rifugi. Perché se no questi 50.000 ettari diventano, non sono qui esportiamo le buone pratiche di tutela e di conservazione. Il rischio, come spesso accade, è che veniamo influenzati un po' dal Lazio, un po' dal Molise, molto dall'Abruzzo, e all'interno del parco diventa la giostra che è il lusso della montagna. E noi, se permettete, questo lusso della montagna non ce lo possiamo permettere. L'autenticità di cui parlava e di cui parla Antonio Di Santo e di cui parla Eustachio Gentile è vero, ma noi dobbiamo ripartire e dobbiamo avere ben chiare le regole. Io sono tornato ieri da un viaggio per un progetto Life in Canada, dove siamo stati a capire come funzionano le comunità a misura d'orso, le famose Bear Smart Community, che vedranno coinvolti tra gli altri il comune di Lecce, il comune di Gioia, il comune di Scanno anche, perché le famose comunità a misura d'orso in che cosa consistono? E poi chiudo. Le comunità a misura d'orso in Canada, dove ci hanno, solo in British Columbia ci stanno 160.000 orsi neri, che sono quelli che vanno nei paesi, ok? Mal contati, 140-160.000 orsi neri, quindi non è una specie minacciata di estinzione questo orso. Però sapete che succede? I recinti nei centri abitati sono obbligatori e se li paga ogni cittadino, e non c'è previsto nessun tipo di indennizzo. Qua
quando loro ci hanno detto scusate, da voi come funziona? Hanno funziona esattamente il contrario, con una specie minacciata d'estinzione. Ci hanno guardato e dice scusate, voi siete quelli che si entra nei parchi nazionali senza pagare, il pubblico si fa carico degli indennizi, il pubblico si fa carico della prevenzione. Forse, se volete fare misure le best smart community, dovete riequilibrare un po' il tutto. Gli ho detto guardate, noi siamo parchi, un parco diverso, noi siamo parchi occidentali, parchi italiani, parchi antropizzati, dove tutto questo ha un suo perché. Perché l'ho detto? Perché è giusto che noi si faccia questo, ma penso sia giusto anche nella logica e nella prospettiva generale che venga dato il giusto peso alle singole attività. E quando si dà il giusto peso alle singole attività, tra cui questa della promozione turistica fatta e fatta bene, in maniera responsabile, in maniera come dire, dettata dalle regole, dal rispetto delle regole, di fronte a queste cose sicuramente l'ente parco non ha nessuna preclusione e anzi ha promozione, tant'è che quando è successo pure questo, si è provato a fare qualcosa e voi lo sapete, il parco è dovuto tornare indietro sui propri passi perché è mancato l'interlocutore e credo che non debba dire né fare né nomi né date. Grazie. Allora, grazie. Si intende il piano del parco, la pianificazione dei rifugi, ma stanno a dire dovrebbe esserci, sarà un'altra occasione per approfondire tutta la situazione. Presidente, faccia lei. Io devo aggiungere pochissime considerazioni a quelle che ho ascoltato. Devo dire che questa sera il dottor Samarone ha battuto il presidente della comunità del parco, nel senso che notoriamente sono io che devo tirare la giacchetta a Di Santo. Questa volta non ero presente, se non l'avrei tirato un po' a Samarone. Tutte le cose che ho ascoltato sono certamente utili, anch'io ho preso alcuni appunti significativi delle cose che avete detto. Penso che quando Borrone, l'architetto Borrone, ha elencato i quattro punti, io ce ne metterei uno sopra che fa da collante su tutto. Noi abbiamo tutte le cose che avete detto, sono tutte cose interessantissime, tutti i profili affrontati sono tutti interessantissimi. C'è un punto forte però che va ricordato: tutta questa operazione ha necessità di una visione. Se noi non abbiamo chiara la visione di dove andiamo, e questa visione non può che stare dentro il piano del parco, che costituirà termine di riferimento per le azioni successive. Noi su questo lavoreremo, non aggiungo assolutamente altro perché tantissime cose sono state dette. Due cure sono importanti. Uno, la cura verso tutte e tre le realtà dei territori del nostro parco. I tre versanti, sostanzialmente qualcuno dice quattro, insomma sono tutti e tre importanti perché hanno un diverso livello di storia e rispetto ad essi occorre, diciamo, fare passi in velocità diverse. La seconda considerazione, l'attenzione verso le forme dell'imprenditoria, in particolare una particolare attenzione a quello che noi possiamo fare sul versante dei giovani. Non tanto per far chiacchiere come al solito sulla questione dei giovani citati in tutti i convegni del mondo, ma perché rappresenta una vera questione da affrontare. Non aggiungo altro, vi ringrazio molto. Devo dire che ringrazio molto il Torrente, perché se il Torrente non avesse promosso questa serata, noi non avremmo raccolto tutti questi spunti che erano in corso. In realtà i dossier sono pronti, e le cose che ho ascoltato finiscono per arricchire i dossier che comunque, diciamo, esistono presso il parco. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Presidente. Anch'io ringrazio, insomma, chi mi ha invitato, ringrazio voi coloro che sono rimasti, avendo io il ruolo di coordinatore, insomma, così di chairman, ma non di organizzatore. Ripasso il microfono a Gaetano che in 3 secondi, se non spegniamo la luce, darà il suo risultato. Grazie a tutti voi che siete qui, il Presidente grazie che ci ha presieduto fino alla fine, grazie al direttore che ha supportato sia un viaggio
è un fuso orario, quindi era molto più calmo, ma ho visto che ha saputo mantenere, come ha detto il Presidente, diciamo, le retini. Grazie a tutti i comuni, grazie alla Prologo principalmente, alle prove che ci sono, ci risentiremo, a tutti coloro che hanno partecipato all'evento che continuerà domani mattina alle Marina 8:45 versante abruzzese davanti al Palazzo Siberi, ci sarà alle 7 dal Vito, ci sarà una colazione per tutti quanti, scambieremo delle riflessioni su oggi. L'ultima cosa, ma senza perdere tempo, il progetto dei ragazzi è un progetto non turistico ma esperienziale per i giovani, per cercare di coinvolgerli e creare. Poi ci abbiamo Tour Fuggi, avete visto le condizioni, come sono da oltre 20 anni, 25 anni, 30 anni, mi sa che mio padre li fece così e poi sono andati in malore. Io credo che i giovani li possono custodire, ma non per creare strutture turistiche, ma per creare un discorso che domani, dicevo Presidente, mettiamo lì sopra il rifugio di Monte Tranquillo un pannello con delle foto, con un QR code, come si chiama QR code, in cui il lavoro dei ragazzi è questo, non il lavoro dei ragazzi è di spiegare a chi è che si collega l'esperienza che ha avuto da Pescasseroli arrivando lì, di quello che vede, di quello che si incontra, perché sono tanti persone che vanno in giro da sole e non sanno dove stanno. Grazie Presidente, grazie a tutti.